Buongiorno a tutti, grazie per essere qui, grazie al Presidente del Consiglio che partecipa anche quest'anno a questo appuntamento tradizionale organizzato dalla stampa parlamentare, grazie alla Presidente della Camera che ci ha concesso l'uso di questa sala e ai tanti funzionari che ci hanno aiutato a preparare questo appuntamento. È faticoso, credetemi. A Natale, signor Presidente, si narra che tutti diventino più buoni. Natale ora è passato e lei spero mi permetterà di essere esplicito. Tre parole per cominciare. Schiavitù, barbarie, ridicolo. La schiavitù non è solo quella che c'è, di quanti arrivano nel nostro paese sperando in una vita migliore e vengono sfruttati nelle campagne del sud o nelle pianure del nord. Quella, almeno a volte, viene punita. La legge la prevede come reato. Ma c'è una schiavitù che non solo è tollerata, ma è fino codificata in contratti. 4.920 euro lordi l'anno. Questo è quello che vale il lavoro giornalistico nel civile nord-est. 4.920 euro per un lavoro senza limiti, né di orario né di quantità di articoli. 4.920 euro tasse, spese, oneri previdenziali, abstract per l'online, foto e video compresi. Al sud è anche peggio, un euro per articolo. Quando e se viene corrisposto? Si va anche oltre. C'è perfino chi chiede in questi giorni di decurtare i compensi con effetto retrattivo dal gennaio 2015. O subisci o tante care cose, con buona pace per lo spirito natalizio. Questa non è solo una vergogna per l'intero Paese, ma è un'emergenza democratica nel mondo dell'informazione, un'emergenza vera. Io capisco, Presidente, che possa essere più comodo, conveniente, andare d'accordo con gli editori, senza contare che c'è una questione morale. Molte forze politiche ne parlano, quando si scoprono ladrocini pubblici in particolare, ma il furto della vita non vale un intervento vero del governo? Può tutto essere lasciato al mercimonio che fa anche qualcuno tra noi, scambiando i bisogni essenziali di migliaia di colleghi con briciole di illusorie garanzie solo per una ristretta cerchia di giornalisti? C'è un problema morale, signor Presidente, c'è. Il sottosegretario Luca Lotti, ho il dovere di dargliene atto, ha profuso molte energie per trovare una soluzione, ma anche recentemente ha dovuto arrendersi davanti ai documentati inciuci di altri, anche di chi avrebbe dovuto tutelare il lavoro dei giornalisti. Il deludente risultato è stato cancellato dalla magistratura sul ricorso dell'ordine, con una sentenza del 7 aprile 2015 che afferma che quella soluzione è testuale, aumentava il potere degli editori e violava l'articolo 36 della Costituzione. Avevamo provato a dirlo senza essere ascoltati. I colleghi hanno il diritto, direi il dovere di saperlo. Non debbono esserci danari pubblici per gli editori che non documentino di pagare dignitosamente i giornalisti. Tutti i giornalisti, non solo i contrattualizzati. Basta chiacchiere. Allarghi la sua sfida innovatrice, signor Presidente, prevedendo che sia reato lo sfruttamento del lavoro anche nel mondo dell'informazione, nel quale c'è uno squilibrio inimmaginabile tra editori e giornalisti. Gli accordi si possono fare quando le parti hanno forza uguale, altrimenti interviene, deve intervenire la legge per tutelare il buon diritto del più debole, di quelli che oggi sono invisibili. Schiavitù e barbarie, quella di una norma che consente di arrestare un giornalista, Francesco Gangemi, condannato per diffamazione per essersi rifiutato di indicare la fonte delle informazioni che ha pubblicato. 2 anni, 11 mesi e 16 giorni di carcere ad un uomo che ha 81 anni. Non è solo una vergogna che periodicamente ci viene contestata dall'Europa, è una barbarie che ci fa precipitare nel ridicolo. Il Paese ora è più al sicuro con l'arresto di Gangemi. È un'ironia amara la mia. Un'ironia alla quale non mi sento di ricorrere a proposito delle tentazioni che periodicamente affiorano di fare liste di giornali e giornalisti buoni e cattivi.
Non si possono usare parole forti quando gli editti vengono da un avversario politico e rifugiarsi nell'alibi del gioco, della provocazione per alleggerire il clima se siamo noi a promuoverli. Non me ne voglia. Ma occorre avere la capacità, quando un'iniziativa presa non si sa da chi si rivela un errore, di ammetterlo con serenità. Non è un gioco. Tanto più che attraversiamo una contingenza nella quale i mostri sono tragicamente tornati nelle nostre strade e ci sono ben 521 giornalisti, il dato è dell'Osservatorio Ossigeno che ringrazio per il lavoro che fa, che hanno subito minacce di varia natura nel 2015. I giornalisti non sono certo perfetti, ma gli strumenti per tutelarsi da torti che si ritiene di aver subito ci sono. Senza la tentazione di intimidirli con inaccettabili editti o di mettere loro bavagli con norme come quelle allo studio sulle intercettazioni, che con l'obiettivo di tutelare la privacy delle persone rischiano di comprimere il diritto dei cittadini all'informazione. Questi strumenti saranno più incisivi perché l'Ordine sta completando l'approvazione di uno stringente codice deontologico unico in luogo delle troppe carte esistenti. Ma occorre stare attenti e attribuire ai giornalisti le reali responsabilità che hanno. Chi fa spettacolo della morte e della vita, rimestando nei bidoni dell'immondizia, oltraggiando i morti e intossicando i vivi, bambini compresi, i nostri figli, i nostri nipoti, pensa solo al conto in banca, all'audience, non al diritto dei cittadini di avere un'informazione corretta. Quella non è informazione. E spazzatura. Un'ultima cosa, signor Presidente. L'ordine è regolato da una legge dello Stato che vive ad oggi da 19.297 giorni. Non c'è altra norma in Italia che vanti questo non gradito primato. È una legge che detta modalità di accesso e di rappresentanza che non corrispondono al comune sentire della categoria. Occorre sottrarre agli editori il diritto di stabilire chi può diventare giornalista, garantendo un accesso democratico alla professione e al tempo stesso non impedendo all'Ordine la concreta possibilità di onorare gli obblighi di legge, assicurare la formazione e l'aggiornamento dei suoi iscritti, condizioni ottimali per l'esame professionale, la vigilanza sull'albo e sul rispetto dei doveri deontologici verso i cittadini. Una riforma è necessaria, siamo i primi a volerla, ma l'idea di cancellare la legge voluta da Guido Gonella, campione di democrazia e tutela dei diritti, con un comma di 6 righe inserito in un provvedimento, non solo appare temeraria, ma suona come una scudisciata per qualche reato di lesa maestà. Dalle domande dei colleghi le verranno altri stimoli, signor Presidente, a cominciare, ad esempio, dai rischi che comporta la recente riforma della RAI. E questo l'auspicio del Presidente della stampa parlamentare Sergio Amici, che assieme all'Ordine ha organizzato questo incontro, e mio personale. Ma non rimanga in silenzio, la prego, sul furto di sogni di migliaia di giornalisti di tanta età e sulla riduzione del diritto dei cittadini ad avere un'informazione autenticamente libera. Buon lavoro. Signor Presidente Iacopino, signor Presidente Amici, grazie di cuore per il tradizionale invito, cui tenterò di essere all'altezza cercando di rispondere molto brevemente alle sue ampie considerazioni iniziali sullo stato del giornalismo e dei giornalisti in Italia. Per poi proseguire con una brevissima introduzione su quello che noi riteniamo sia stato il 2015 e poi lasciare spazio alle vostre domande, in ottemperanza a ciò che immagino voi apprezziate molto, ho preparato delle slide così che poi le domande saranno sicuramente agevolate. Non condivido le sue parole, Presidente, non credo che ci sia alcuna piaggeria o forma di diplomazia istituzionale che impediscano di dire la verità. Non credo che ci sia una schiavitù, non credo che ci sia la barbarie in Italia. Lo dico con estremo rispetto per lei, per i suoi colleghi. Aggiungo che la mia posizione sull'ordine dei giornalisti è una posizione che è nota, io sarei per abolirlo, non ho fatto mai niente in questa direzione perché ritengo che tutto ciò che si avvicini
alla discussione sulla libertà di informazione esiga una grande, grande, grande prudenza da parte del governo, ma come tutti voi sapete, seguendomi da qualche anno, la mia posizione sull'ordine è una posizione per la quale, toccasse a me, lo abolirei domani mattina. Come vedete, almeno su questo stiamo evitando di offrire ulteriori elementi di polemica. Aggiungo, rispetto alla questione della riforma della RAI, poche volte ho visto consigli d'amministrazione così pieni di giornalisti, anche con funzioni importanti nella categoria, di direttori di giornali, di direttori di testate, a guidare l'azienda di servizio pubblico. Se c'è una cosa che ha fatto questa maggioranza parlamentare, più che questo governo, è dare la RAI in mano a un consiglio d'amministrazione di persone esperte, competenti, che vengono dal mondo del giornalismo. Infine, perché sia chiaro, vorrei unire invece la mia voce con grande dedizione a ciò che lei ha detto rispetto alla situazione del giornalismo nel mondo. Reporter Sans Frontier ha presentato qualche giorno fa, forse qualche ora fa, dei dati che sono sconvolgenti. Almeno 500 persone che fanno la vostra professione, il vostro mestiere, per alcuni la vostra vocazione, hanno subito effetti in questo 2015, in alcuni casi addirittura la morte, partendo da Charlie Hebdo per poi proseguire in tutto il mondo, anche in quelle zone di cui si parla meno. Altri sono in carcere perché semplicemente svolgevano la loro funzione, altri vivono in condizioni di difficoltà personale. A tutte e a tutti costoro un pensiero e l'impegno del governo italiano, dell'Italia, per affermare i valori supremi di libertà, di democrazia, di rispetto della libertà di informazione. Mi è capitato, ma mi permetterà di non fare riferimenti, perché in questi casi è giusto evitare di fare riferimenti, di parlare con alcuni colleghi capi di Stato e di Governo chiedendo la liberazione di alcuni giornalisti, chiedendo e portando la voce dell'Italia, perché in questi paesi che vengono da una cultura diversa, lì si può parlare di schiavitù, forse non certo da noi, il fatto che ci siano comunque dei paesi che chiedono ufficialmente, formalmente, negli incontri bilaterali la liberazione o comunque momenti di attenzione dei giornalisti è una cosa che è doverosa e che l'Italia fa a testa alta, credo con il sostegno di tutte e di tutti voi. Rispetto invece alle considerazioni, l'equo compenso e le valutazioni su cui lei ha richiamato il governo, mi farò tramite presso il sottosegretario Lotti di verificare lo stato di attuazione degli accordi, lo stato di attuazione e naturalmente anche verificare i punti che ella ha voluto sottolineare alla nostra attenzione. Molto rapidamente, rispetto alle considerazioni sul 2015, vorrei essere il più breve possibile, cerco di essere anche stranamente sintetico. Il 2015, va bene se è sintetico ma un po' accelerato, il 2015 è andato meglio del 2014. È andato meglio delle nostre previsioni nel 2014. Lo dice la realtà dei fatti. È stato un buon anno. È stato un anno che ha visto in particolar modo, in alcune delle principali sfide che sembravano impossibili da vincere, un segno che finalmente torna ad essere un segno positivo. Un anno fa qua mi interrogavate giustamente in una dimensione di preoccupazione su ciò che stava avvenendo sul Presidente della Repubblica e sulla situazione di crisi. Si diceva l'Italia è in stagnazione perenne, l'Italia non tornerà mai al segno più. Ho fatto una figura, diciamo, che può sicuramente incrociare il consenso ampio di questa platea. L'Italia è in stagnazione perenne. Se noi guardiamo i dati di quest'anno, se procediamo con la slide, possiamo vedere che il PIL torna a crescere, più 0,8, era previsto uno 0,7. Vorrei ricordarvi, perché la realtà dei fatti è più forte di ogni e qualsiasi opinione, che era il meno 2,3% nel 2012, meno 1,9% nel 2013, meno 0,4% nel 2014. Andiamo avanti. Si diceva un anno fa il Jobs Act non sarà mai attuato e approvato, il tasso di disoccupazione era al 13,2%, adesso se guardate i dati dopo l'approvazione del Jobs Act, il tasso di disoccupazione è ancora molto alto, troppo alto, ma è all'11,5%, 300.000 persone hanno trovato un lavoro, i mutui, dato di ieri dell'ABI, sono al più 97% rispetto allo scorso anno. Una cosa, perdonatemi, quando trovate un ragazzo che, uscendo da dove sei,
ti dice: ti ringrazio perché c'ho un contratto di lavoro a tempo indeterminato, che sia un giornalista o che sia un cittadino, un altro tipo di cittadino, anche i giornalisti sono cittadini, vorrei, infatti, ho fatto la pausa a effetto per vedere chi era il primo, visto che vince la palma del dito più veloce Matteo Berti del TG5, dicevo, quando ti capita di essere fermato ti rendi conto che tante polemiche sul Jobs Act e sulla riforma del mercato del lavoro hanno visto questo 2015 portare un elemento di chiarezza. Ci sono più tutele oggi in Italia, non meno tutele, e ci sono più posti di lavoro, non meno posti di lavoro. Io dico, ancora non basta. Io non mi accontento, io non sono soddisfatto dei risultati, perché sarò soddisfatto dei risultati soltanto quando davvero l'Italia tornerà ad essere la guida e la leader in Europa, perché questo accadrà. Piaccia o non piaccia, accadrà. L'Italia tornerà nei prossimi anni ad avere questo ruolo di leadership. Però il dato di fatto, visto che noi siamo per i fatti separati dalle opinioni e che adesso facciamo i fatti, dopo parleremo delle opinioni, il dato di fatto è quello che ho appena ricordato. Andiamo avanti. Un anno fa si diceva qui che non c'erano i numeri per la legge elettorale, il dato di fatto oggettivo è che l'Italia, come ha approvato, e il paese, o forse il mondo, non vorrei sbagliare, un importante giornale spagnolo ha detto elezioni all'italiana per commentare la Spagna, vorrei dire noi non abbiamo un effetto spagnolo, questo è il concetto, grazie all'Italicum questo paese è stabile. Aggiungo che la legge elettorale è stata l'operazione parlamentare in assoluto più difficile di questo primo anno di pieno di attività, perché portare a casa il risultato della legge elettorale era tutt'altro che semplice. È stato tecnicamente parlando un capolavoro parlamentare. Andiamo avanti, rapidissimi. La componente lavoro dell'IRAP non la toglierete, per gli 80 euro non ci sono le coperture. Come sappiamo adesso questi elementi sono stati finalmente chiariti una volta per tutto, compreso gli 80 euro per le forze dell'ordine, la TASI e l'IMU prima casa. Ricordate quanto il governo precedente, i governi precedenti avevano discusso, gli ultimi tre governi hanno discusso dalla mattina alla sera sull'IMU, la TASI, hanno cambiato il nome, ma la tassa è rimasta. Adesso non c'è più. È un dato di fatto che può piacere o meno, ma è un dato di fatto. Andiamo avanti. Riforma costituzionale. Tutta l'estate è stata fatta sul non ci sono i numeri, sarà l'ennesimo flop, ennesimo perché negli ultimi 30 anni ci sono stati diversi flop sulle riforme costituzionali, ancora non è chiusa, 11 gennaio però si va alla Camera per il quarto voto, ragionevolmente io spero a stretto giro si andrà al Senato e poi 3 mesi dopo l'11 gennaio per le previsioni costituzionali si potrà votare alla Camera la votazione definitiva, noi immaginiamo il referendum nel mese di ottobre del 2016 e lì saranno i cittadini a capire se queste riforme sono riforme imposte dall'alto, sono riforme approvate dalle cittadine e dai cittadini. L'Italia invasa, colpa del governo, l'immigrazione era un altro dei grandi cavalli di battaglia dello scorso anno, se guardiamo i numeri vediamo che ci sono meno immigrati, meno sbarchi dello scorso anno, meno immigrati dello scorso anno, siamo al record storico, più basso in assoluto di presenza di immigrazione in Italia, non di sbarchi, attenzione, di immigrazione, intendendo per questo tutto ciò che viene anche da altre frontiere. Il problema è europeo e devo dire che questo è un risultato che naturalmente non ci può far soddisfatti, non ci può rendere soddisfatti il fatto che sia diventato europeo, ma abbiamo gli strumenti per poter anche togliere alcuni dei grandi luoghi comuni su questa discussione che ci sono stati e ci sono stati a lungo negli ultimi mesi, no? Ricordate, Dublino non si tocca, sono dati di fatto, vorrei che fossero ricordati perché un anno fa, vi confesso, le domande non me le ricordavo tutte, me ne sono andate a rivedere, per dire le domande di un anno fa e per vedere quello che è stato fatto e che non è stato fatto. Andiamo rapidissimi, la pubblica amministrazione irriformabile, come sapete, adesso è legge, sui decreti legislativi di attuazione partiremo a gennaio, avremmo preferito partire entro il mese di dicembre, siamo in un ritardo di un mesetto per non responsabilità del Ministro, il Ministro era già pronta ma per responsabilità nostra, da gennaio a ragionevolmente agosto chiuderemo tutti i decreti, andiamo avanti ancora, sulla scuola non cambierà niente, solo tagli e precari, abbiamo sofferto molto sulla scuola, lo devo riconoscere, ma adesso la buona scuola è legge, ho visto un video in queste ore di una professoressa di musica che ha messo la
che ha messo con straordinaria, devo dire, perizia. Davvero orgoglioso che ci siano tanti professori, così sono tantissimi, professori e professoresse in Italia così bravi. Ha messo un video, ha scritto il video del suo addio al precariato dopo 29 anni di precariato nella scuola pubblica italiana. Nel 2016 naturalmente la scuola si giocherà la partita delle deleghe legislative di attuazione. Non avranno il coraggio di toccare la giustizia, vorrei soltanto ricordare le leggi che sono state approvate in quest'anno: falso in bilancio, responsabilità civile dei magistrati, non era scontato, corruzione, prescrizioni, reati ambientali. L'autonomia ai musei è la solita provocazione estiva di Renzi e Franceschini, che non sanno che cosa dire sui giornali. Ci sono 20 dirigenti, sono stati scelti attraverso un bando che è stato pubblicato sull'Economist, i soldi alla cultura per la prima volta sono in aumento. Poi ne parliamo durante le vostre domande, immagino sarà uno degli argomenti più sentiti, come sempre, quello della cultura. Infine, l'Italia non conta niente sulla politica estera, noi eravamo alla finestra a Vienna, non toccavamo palla, l'Italia non c'era. Negli incontri sull'Iran l'Italia non c'era. Perché 10 anni fa si è scelto di non stare a quei tavoli, si è scelto, non siamo stati in grado di essere a quei tavoli. A Vienna si riuniscono gli stessi paesi europei più uno, cioè più l'Italia, per parlare di Siria. A Roma ci si riunisce per parlare di Libia, anche a New York. E ieri ho avuto il piacere e l'onore di incontrare il primo ministro designato del governo libico. Naturalmente facciamo tutti gli sforzi perché finalmente il governo possa comporsi. 1° gennaio 2016, grazie a un lavoro di squadra del paese, ringrazio innanzitutto i presidenti della Repubblica, nel senso il presidente Napolitano per la prima parte dell'anno, il presidente Mattarella per larga parte dell'anno, perché il sistema paese è finalmente iniziato a fare blocco comune sulle grandi questioni delle nomine internazionali. Importantissimo risultato di Fabiola Giannotti, importantissimo risultato di Filippo Grandi, e credo che siano personalità che ci faranno, che ci restituiscono anche l'orgoglio di stare in queste grandi istituzioni. Il semestre italiano non porterà risultati, il 13 gennaio abbiamo ottenuto la flessibilità, vale fino all'1% del PIL. Vorrei dirvi che trovo per mia responsabilità un difetto di comunicazione quando parliamo di Europa. Io non ho dichiarato guerra all'Europa, l'Italia non dichiara guerra all'Europa, noi stiamo chiedendo all'Europa di far rispettare le regole tutte a tutti. Non c'è un solo provvedimento su cui l'Italia ha chiesto delle deroghe. L'Italia in questo momento non sta attaccando l'Unione Europea, l'Italia sta difendendo l'Unione Europea. E all'ultimo Consiglio Europeo io non ho fatto nessuna polemica, ho fatto delle domande. Ho domandato se la linea di politica energetica è cambiata tra South Stream e Nord Stream. Ho chiesto se le regole che valgono per l'Italia sul bilancio valgono, per esempio, sul deficit e sull'organizzazione della legge di stabilità, valgono anche per chi non rispetta altri parametri, per esempio il surplus commerciale. Ho chiesto se le procedure che si sono aperte contro l'Italia per la mancata presa di impronte digitali nel 2015 sono state prese anche verso altri paesi che non hanno preso le impronte digitali. Ho soltanto fatto delle domande, ho uno splendido rapporto personale con la cancelliera Merkel, io però rappresento l'Italia e vorrei che la stampa italiana, nel rispetto della totale libertà, democrazia, indipendenza e assoluta mancanza di costrizione, come doveroso che sia, prendesse atto che quando parla il Presidente del Consiglio italiano non è necessario scrivere costantemente sempre che si sta lamentando dell'Unione Europea, perché agli occhi degli altri 27 paesi europei il Presidente del Consiglio italiano è il capo di un grande governo, di un grande paese. Aggiungo, il Presidente del Consiglio italiano pro tempore, il Presidente del Consiglio pro tempore italiano non pro tempore, ha anche il piccolo elemento, che si può discutere, può piacere o meno, di essere il capo del partito più votato in Europa. Vorrei che da questo punto di vista ci fosse chiarezza. Se in Europa andiamo a chiedere rispetto per l'Italia, non stiamo ponendo un problema contro l'Europa. Stiamo semplicemente dicendo che ci sono delle regole che devono valere per tutti.
Il Partito Democratico, che è il partito che io rappresento, in questo caso chiedo scusa per la riflessione di natura democratica e elettorale, ha preso 11 milioni e 200 mila voti alle ultime elezioni. Il leader più votato in Europa è il capo del Partito Democratico. Il secondo posto, con 10 milioni e 600 mila voti, è la capo della CDU in Germania, Angela Merkel. Se con la cancelliera Merkel discutiamo di qual è la linea di politica economica in Europa, non stiamo attaccando l'Europa. Non possiamo tutte le volte che un oscuro portavoce di una qualche terza fila della Commissione esprime un'opinione Bruxelles boccia l'Italia, perché capisco la sintesi necessaria, ma non è così. Bruxelles e l'Italia non sono due cose diverse. L'Italia fa parte di Bruxelles, fa parte di questo grande sogno europeo che noi difendiamo con le unghie e con i denti, ma proprio perché lo difendiamo chiediamo il rispetto che io credo sia doveroso. Quando parliamo di Europa non stiamo attaccando l'Unione Europea, stiamo difendendo l'Unione Europea, oltre che, en passant, l'Italia. Infine credo, quante ne manca ancora? Tre. Bene, Pompei è il simbolo dello spreco dei fondi europei. Avete visto quello che è accaduto anche recentemente con le migliaia di persone in fila alle 6 Domus e 3.250.000 visitatori. Andiamo rapidi per piacere. L'Expo non aprirà in tempo e sarà un fallimento. È un'altra delle cose che questo 2015, era una delle domande del 2014, quindi ve la ripresento perché avete visto quello che è accaduto. E infine, ultima, avete dimenticato il Sud. Io vorrei su questo un secondo di attenzione, poi sono pronto a entrare nel dettaglio perché poi ci sono anche molte ombre naturalmente, però vorrei farvi l'elenco dei provvedimenti per il Sud. Credito d'imposta, terra dei fuochi, 450 milioni di euro. Bagnoli, commissariamento e partenza. Ilva, con tutti i problemi legati a Ilva, se volete ne parliamo. Salerno, Reggio Calabria, continuità territoriale, 1 miliardo per l'Abruzzo del post-sisma. Napoli, Bari, i tavoli di crisi aperti ovunque. Ho l'impressione che chi ci diceva di aver dimenticato il Sud si sia dimenticato delle accuse che ci muoveva. E allora ho finito questa rapidissima presentazione. Questo significa che va tutto bene? No. Significa che c'è molto da fare. Ma vi ricordate dove eravamo 2 anni fa? Questa è la domanda che io vorrei fare. Un paese che vedeva una legislatura, 1 anno e 8 mesi fa, strascicata, una legislatura che non riusciva ad andare avanti, una legislatura che non riusciva a vedere gli stessi parlamentari che oggi sono parlamentari e tra l'altro recordman di produzione legislativa, quella legislatura è una legislatura che non riusciva neanche ad eleggere il Presidente della Repubblica, perché nel frattempo, diciamolo, nel 2015, tra le cose, c'è stata l'elezione del Presidente della Repubblica e se vi guardate le domande che facevate lo scorso anno, non tutti erano così convinti ed entusiasti che le cose dovessero andare bene. Bene. Questo dato di fatto è evidente, l'Italia si è rimessa in moto, un paese solido, stabile, un importante settimanale ha scritto, beh, e se fosse l'Italia il paese più stabile d'Europa? Ci siamo rimasti tutti abbastanza sorpresi, ma è così, l'Italia torna ad essere quello che deve essere, un grande paese che può guidare la discussione e che può in qualche misura segnare, lasciatemelo dire, la vittoria della politica contro il populismo. Se dovessi fare un titolo, direi politica batte populismo in Italia nel 2015, 4-0. Elezione del Presidente della Repubblica, riforme costituzionali con la prima grande operazione di autoriforma dall'interno, senza un'assemblea costituente, senza una commissione bicamerale, con il Parlamento che vota il superamento del Senato per come lo conosciamo oggi. È un'operazione in cui la politica surclassa il populismo. Terzo punto, la questione dell'immigrazione. Io me le ricordo certe trasmissioni, della cui responsabilità non dico niente in ordine ai giornalisti, dico molto in ordine ai politici. Perché pensare di prendere un voto lisciando il pelo della demagogia regge lo spazio di un mattino. Quando ci si rende conto che l'operazione come quella dell'immigrazione è un'operazione enorme e che richiede valori, identità, civiltà, si capisce che la politica ha battuto il populismo. Infine, il quarto punto. Vorrei davvero sottolineare l'aspetto dei professori e della scuola. Ci sono stati dei professori che non hanno fatto, su suggerimento di alcune forze sindacali, che non hanno fatto domanda per l'assunzione dicendo «vi deporteranno». La parola deportati, le parole sono importanti.
Le parole sono importanti. Non soltanto nessuno è stato deportato, ma se quei professori avessero fatto domanda sarebbero stati assunti nella loro regione. Non l'hanno fatta, sobillati da qualche genio, e adesso non hanno il posto di lavoro a tempo indeterminato, e credo che sia una cosa che mi fa molto molto pensare e, se volete, anche molto molto male. Infine, quando dico ricordatevi a dove eravamo 2 anni fa, non voglio dire che la situazione è tutta luci, ma voglio dire che se il 2015 è stato l'anno delle riforme, tra l'altro vorrei segnalarvi i dati dell'attuazione del programma che il competente ministero ha spesso evidenziato una volta alla settimana durante i consigli di ministri, perché leggo anche in questo caso dei numeri che mi piacerebbe discutere con voi. Adesso non è forse il tempo, ma insomma, negli ultimi 3 governi siamo il governo che fa meno decreti legge, guardate la produzione normativa mensile, siamo il governo che ha il più alto tasso di attuazione dei decreti attuativi dei provvedimenti e il più basso tasso, il più basso numero di decreti che vengono contemplati dalle norme che facciamo. Cioè stiamo riducendo la produzione normativa, in particolar modo dei decreti attuativi. Crescono i provvedimenti auto-applicativi. Però dicevo, se il 2015 è stato l'anno, se volete possiamo fare una discussione, vi immagino interessatissimo all'argomento, sono molto preparato a tutte le slide. Dicevo, se il 2015 è stato l'anno delle riforme, il 2016 sarà l'anno dei valori. Questa legge di stabilità, che è stata considerata una legge piena di mance e mancette, è una legge che mette denaro sulla scuola, sull'università, sulla ricerca, sulla cultura, sugli ideali, sul terzo settore, sul servizio civile. Abbiamo fatto 1 anno e mezzo totalmente parlando di riforme, 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 riforme. E come vedete possiamo portare dei risultati. Adesso io vorrei raccontare insieme a tutte le italiane e gli italiani che cos'è l'Italia in termini di valori, di bellezza, di richiamo che ha in tutto il mondo. Naturalmente dipenderà molto da quello che riusciremo a fare tutti insieme. C'è un indice di fiducia che è spaventosamente alto. Oggi ho letto dei flash di agenzia che crolla o cade l'indice di fiducia. Vorrei ricordarvi che l'indice di fiducia dei consumatori è 117,6 e delle imprese 105,8. Leggermente in calo di qualche decimale rispetto al mese di novembre, che era stato registrato prima degli attentati di Parigi. Siamo a 117,6. Un anno fa eravamo a 97,4. Oggi si dice cala l'indice di fiducia. Un anno fa era 20 punti più basso. E quando noi siamo partiti al 94,5. Insomma, c'è un paese che si sta rimettendo in moto. Naturalmente, siamo pronti a fare tante cose, sperando di farle ancora meglio nel prossimo anno. Quello che voglio augurare a tutti e a tutti voi è un anno che sia all'insegna della libertà di informazione, che è un grande valore che l'Italia sa mantenere. E girando il mondo, io ho fatto credo 132 incontri con capi di Stato e di Governo, vi garantisco che certe classifiche che talvolta si leggono sono inspiegabili, naturalmente cercando di migliorare tutto ciò che può essere migliorato, anche partendo dall'impegno personale, perché se c'è una cosa che io trovo straordinaria in questa fase è che nonostante le tante polemiche, nonostante le tante difficoltà, c'è un paese pieno di energie vive, vitali, che magari non seguono puntualmente tutte le polemiche della politica, ma che hanno una passione e un amore profondo per l'Italia. Io sono a fare il Presidente del Consiglio, è il mio ultimo ruolo pubblico, come è naturale che sia, nel senso che nella nostra filosofia, se volete, più anglosassone, quando hai fatto il Presidente del Consiglio, il capo dell'esecutivo, dopo lasci, non che accadrà, come dire, molto prima di quello che accadesse in passato, spero molto dopo di quello che spera qualcuno di voi, come è ovvio che sia, ma per me questo sarà l'ultimo incarico pubblico, l'ultimo servizio pubblico, e quindi di conseguenza quando tu c'hai questo approccio ti rendi conto che l'unica cosa che veramente sta a cuore non è la discussione politichese su chi fa cosa, come e quando, è soltanto il grande impegno perché l'Italia finalmente si rimetta in moto. Io, questo paese che si rimette in moto, l'ho visto, lo vedo,
Spero che nel 2016 possiamo vederlo sempre di più tutti. Grazie Presidente, siamo tutti più sereni perché abbiamo realizzato che con 4.920 euro in Italia si vive bene, 4.920 euro per 700-800 articoli e anche più, siamo più sereni. Cominciamo con le domande, assieme al Presidente dell'Associazione Stampa Parlamentare, Sergio Amici, abbiamo deciso di inserire nell'elenco un giornalista parlamentare che lavora per l'agenzia Il Velino e il nostro modo per testimoniare ai colleghi del Velino una solidarietà sentita davanti ad una incomprensibile gestione della testata in questi ultimi tempi. Mauro Bazzucchi, prego. Grazie Presidente. Buongiorno Presidente, non è stato citato l'ambiente nel bilancio appunto che ha fatto dei provvedimenti del 2015. Domani ci sarà un vertice tra il Ministro dell'Ambiente e gli amministratori locali e la Protezione Civile. Nonostante ciò il Governo è stato accusato di aver sottovalutato negli ultimi tempi l'emergenza smog e le problematiche legate all'inquinamento. Addirittura Beppe Grillo nel suo blog ha scritto che il Governo sta passeggiando sui cadaveri di 68.000 persone. Io, a prescindere da questa espressione forte, che comunque le chiedo di commentare, vorrei chiederle se, secondo lei, se a suo avviso il Governo ha mancato in questa fase rispetto a questa problematica, se esistono delle statistiche che legano l'aumento dell'inquinamento ad un aumento dei decessi e se può anticiparci cosa farà, se ci saranno misure adottate a breve termine e incisive da parte del Governo. Grazie, grazie ancora Presidente. Grazie a lei. Non commento la strumentalizzazione dei morti che pare essere ormai uno sport e una disciplina a cui ci stanno abituando alcune delle opposizioni. Segnalo che l'Italia è il paese dopo il Giappone in cui si vive di più a lungo. Naturalmente noi dobbiamo fare di tutto e di più, visto che siamo per la RAI, di tutto e di più per insistere sulla cura delle donne, degli uomini, dei cittadini, dei bambini. Il tema è molto complicato e molto difficile. Io ho messo soltanto un punto nelle slide, le ho lette veloce, mi scuso. C'è l'ambiente anche nelle 15 buone notizie del 2015, mi riferisco alla introduzione della norma sui reati ambientali, che è un passo in avanti straordinario. Naturalmente non c'è tutto quello che abbiamo fatto, ma purtroppo c'era un problema anche di tempi, quindi ci sono alcuni provvedimenti che noi abbiamo preso. Naturalmente c'è il grande risultato di Parigi, a cui l'Italia ha concorso, contribuito insieme ad altri. Rispondo però alla domanda sull'attualità, quindi questo rispetto al passato. Cosa si può fare a parte far piovere? Siamo passati dal piove governo ladro al non piove governo killer, questo è il passaggio culturale che vede alcuni autorevoli scienziati dell'opposizione essere molto ostili alle posizioni del governo. Il mio punto di vista da sindaco era nella fascia di quelli, ricordo discussioni con Del Rio, Chiamparino, mi è sembrato come di tornare a 3 anni fa, 4 anni fa, perché questa discussione l'abbiamo fatta 3 anni fa in un periodo simile con i sindaci, che non tanto chiedevano al governo più impegno, ma che ponevano il tema delle responsabilità in queste vicende. Cerco di essere molto chiaro. Le centraline segnalano degli sforamenti su PM10 e polveri sottili. Questi sforamenti derivano ovviamente da molteplici cause. Il traffico non è la prima causa, è una concausa importante, ma non è la prima causa. Io ricordo quando ero sindaco, a chi diceva che il nostro problema era quello di chiudere i viali, rispondevo che bisognava chiudere l'autostrada, perché Firenze, nel caso di Firenze, è attaccata all'autostrada ed è una sorta di grande tangenziale circonvallazione, era il caso della mia città. Però allora noi abbiamo preso un impegno, che è quello di creare un modello di sviluppo diverso. Oggi Firenze, merito naturalmente del sindaco Nardella, è la città con più colonnine elettriche in Italia. Nella discussione fatta qualche giorno fa con l'amministratore delegato di Enel, Starace, con il ministro Galletti, con il ministro Del Rio, ci siamo dati un obiettivo.
che è quello, nell'arco di un paio d'anni, diciamo da qui alle elezioni, di passare dalle 2000 centraline scarse, sono circa 1780 oggi in Italia, cioè più che centraline ricariche, cioè centrali di ricarica elettrica, a qualcosa come 20.000 colonnine di ricarica elettrica. Questo è un primo elemento per tentare di fare una mobilità più ambientalmente sostenibile. Il rinnovo dei parco mezzi degli autobus, questo è un elemento importante. Ma l'efficientamento energetico dentro le case, in stabilità, non voglio fare l'ennesimo spot per la stabilità, ma ci sono finalmente dei denari per andare a efficientare, parola bruttissima, me la perdonerete, le case popolari, l'edilizia residenziale pubblica. Sono un pezzo del ragionamento e potremmo continuare a lungo. L'Italia ha sottovalutato questo problema. L'Italia ha ridotto le emissioni negli ultimi 25 anni, non è questo merito del governo Renzi, perché stiamo parlando degli ultimi 25 anni, non me ne attribuisco la responsabilità, di almeno un quarto rispetto a ciò che avevamo nel 1990, in termini di emissioni. Non tutti i paesi europei hanno fatto la stessa cosa, anzi, non voglio fare esempi concreti di paesi europei, cercateli voi, altrimenti sembra che dichiari ulteriormente guerra ad alcuni paesi, ma l'Italia è il paese tra i paesi europei che ha prodotto una tra le migliori curve di riduzione delle emissioni. Non basta, no, ma da qui a sostenere che vi sia una correlazione e che ci sia un governo che passeggia, se ho capito bene, questo deve essere stato il verbo, su 68.000 morti, beh, io credo che ci sia un limite di decenza rispetto al quale converrebbe non andare mai oltre. Naturalmente ognuno fa quello che crede, se questo è lo strumento con cui qualcuno immagina di prendere i voti, faccia pure. Noi continuiamo il nostro impegno, che è più centraline, più colonnine elettriche, più mezzi meno inquinanti, efficientamento energetico delle abitazioni, investimento su dei modelli di sviluppo che siano il più efficienti possibili, ma senza cedere mai, neanche per un secondo, a una demagogia che mostra tutti i suoi limiti e tutti i suoi segni di debolezza. Alberto Gentili del Messaggero. Buongiorno Presidente. Come ha appena ricordato, l'Italia nel 2015 è uscita dalla recessione, c'è una crescita moderata, ma una crescita, in linea anche con i paesi dell'Eurozona, il che è una novità, c'è un calo della pressione fiscale e della disoccupazione. Eppure i sondaggi raccontano che il PD, il suo partito, non sta ben distante dal quel 48,8% raccolto da lei nel 2014 e che... Magari scusi, 40,8%. Io firmo, Gentile, se mi dice che c'è 48, di questo ne sono sicuro. Non avrebbe fatto l'Italicum in quel modo. E quindi il suo partito è distante da quel 40,8% del 2014 e che partiti d'opposizione come i grillini invece crescono. Ecco, come spiega questa incertezza nei consensi? È un problema di identità politica del suo partito? E allora qual è la risposta? Ritrovare le radici a sinistra? Oppure uscire dal guato e lanciare il partito della nazione o della ragione, come ha detto la Leopolda. Grazie. Grazie Gentili. No, scherzavo sul 48, ma ci metterei la firma. La mia opinione molto sintetica è la seguente. Uno, un leader vero o presunto tale non commenta i sondaggi, perché il nostro compito non è quello né di commentarli né di crederci, ma di cambiarli. Ricordo di averla già detta, ma la ribadisco, una volta l'ho detto in Consiglio dei Ministri, e un autorevole ministro, senza fare nomi, un autorevole ministro dei beni e delle attività culturali con un forte passato nella Democrazia Cristiana ha detto sì, se li posso cambiare con la penna li cambio volentieri, a voi la valutazione sul nome. In realtà cambiare i sondaggi significa essere così solido da prendere in considerazione l'ipotesi che in alcune partite si può anche perdere consenso. Io so che sull'immigrazione la posizione che abbiamo preso in Italia e in Europa ci ha fatto perdere consenso. Non la cambierei, perché la ritengo umana e giusta. Io so che su alcune questioni, tipo il Jobs Act, noi avremmo perduto dei consensi. Penso che l'articolo 18 non fosse il problema dell'Italia. Lo pensavo allora, credo che i risultati oggi ci stiano dando ragione. Quindi ci sta di perdere del consenso.
Una delle cose che più mi fa sorridere quando leggo alcuni commenti è l'idea di un ritratto che spesso i suoi colleghi e lei fate, non voglio, cioè, i giornalisti fanno del tutto legittimamente, di me ossessionato dai sondaggi. Le prime settimane in cui stavo a Palazzo Chigi guardavo i sondaggi. Da marzo del 2014 io guardo il venerdì, arrivano talvolta il giovedì, i dati dell'aumento della grande distribuzione. In realtà il primo anno è stata una diminuzione, cioè di quanto gli italiani stanno tornando a spendere. A me interessa questo in questo momento, che ripartano i consumi interni, non che si ragioni dei sondaggi. Chiarito questo, siccome non voglio essere accusato di come dire, scivolare via sulla domanda, di eluderla, diciamo che per l'unica volta nel 2015 risponderò a una domanda sui sondaggi, me ne tengo una anche per il 2016, non si sa mai. I sondaggi del PD oggi dimostrano che questo partito ha lo stesso consenso che aveva, secondo i sondaggi, nei giorni precedenti le elezioni europee. Poi, se vuole, possiamo discutere dei sondaggi, dell'affidabilità dei sondaggi, della qualità dei sondaggi, però io mi limito ai fatti, sono in una fase zen dove guardo soltanto i numeri e evito le mie opinioni. I dati sono questi. Il PD delle elezioni del 2014 aveva dei sondaggi dove se la giocava paro con il 5 Stelle per il primo posto, c'era uno scarto simile a quello che viene registrato oggi, anzi a dire il vero un po' più esiguo di quello che viene registrato oggi. Il dato di fatto delle elezioni è stato che noi abbiamo preso il 40,8 e loro hanno preso il 20. Per cui 5 Stelle vanno molto forte nei sondaggi, poi ci sono le elezioni che talvolta si incaricano di smentire i sondaggi, ma il dato oggettivo nostro è che se dovessi guardare ai sondaggi del PD, dico che il risultato di oggi dei sondaggi del PD è il secondo risultato della storia del PD, cioè io ho preso un partito che aveva preso il 25% alle elezioni, vorrei che non ce lo dimenticassimo. A chi dice che il PD non basta? Il PD, per il quale ho vinto un congresso, aveva il 25%. Io preferisco un PD che sta al 40% nei risultati e ben oltre il 30% nei sondaggi a un PD che sta al 25% alle elezioni. Però ognuno preferisce quello che crede. Per quello che mi riguarda, i sondaggi non sono un problema. Prendo atto che posso perdere dei consensi se devo fare delle cose. Non sono terrorizzato. Se dovessi scommettere oggi sulle risultati delle elezioni del 2018, direi che noi oggi vinciamo al primo turno. Naturalmente, liberi voi di non crederci e soprattutto liberi in questi 2 anni e mezzo gli italiani di cambiare idea in più di una circostanza. Angela Mauro dell'Huffington Post. Sì, buongiorno Presidente, buongiorno a tutti. Io vado sul caso delle 4 banche salvate dal decreto del 22 novembre. Le chiedo se il caso degli investitori danneggiati dalle decisioni assunte dal governo per effetto delle leggi europee sia solo l'inizio di un rischio sistemico del sistema bancario italiano. Glielo chiedo perché sempre più analisti scrivono di crediti in sofferenza nel sistema tutto, c'è chi parla di 200 milioni di euro, c'è chi parla di 50 milioni di euro. Ecco, infatti le chiedo di quantificare questo rischio, se c'è in effetti, e se... E la mia domanda è le chiedo una conferma su quello che dicono i commentatori, così magari si inizia a fare un'operazione di trasparenza per gli investitori. E qual è il piano del governo per evitare che si ripetano gli stessi danni che si sono avuti per effetto del decreto di novembre? Ultima postilla sulla commissione d'inchiesta parlamentare, se non ritiene che in nome di una operazione trasparenza per il futuro non debba essere presieduta dall'opposizione piuttosto che dalla maggioranza. Grazie. La questione delle banche mi limitavo a chiosare sui numeri di tanti esperti o presunti tali che in queste ore stanno esprimendo le loro forbite valutazioni su vari organi di informazione. Dal mio punto di vista la vicenda è ovviamente una vicenda molto seria. Noi abbiamo a cuore il destino di quelle persone, devo dire molto meno di quelle che sono state enucleate anche nel racconto del post-decreto, che hanno subito dei danni,
perché chi ha subito dei danni, chi è stato truffato, deve sapere che lo Stato è dalla sua parte. Chi ha subito un danno perché è stato truffato deve sapere che noi faremo di tutto perché possa riavere indietro i suoi soldi. Detto questo, la verità dei fatti impone di dire A, che non c'è rischio sistemico per le banche italiane, che le banche italiane sono molto più solide di banche di altri paesi, che non cambierei il sistema bancario italiano con quello tedesco nemmeno sotto pagamento, e che se ci sono delle questioni aperte le affronteremo senza chiedere alcuna deroga all'Europa. Noi non abbiamo chiesto alcuna deroga all'Europa. Abbiamo soltanto replicato a un commissario che aveva detto ha scelto l'Italia, mostrando una lettera che lo stesso commissario aveva firmato. Punto. Ma non c'è rischio sistemico in Italia? Certo, esiste un grande tema, lei lo definisce di trasparenza, e io sono d'accordo con lei. Che cosa immagino? Che se lei va in banca e le fanno firmare 47 documenti, l'idea che stia facendo un investimento rischioso fa più fatica a comprenderlo se non nel caso in cui le dessero un foglio con tre cose scritte chiare e alla fine di quel foglio che tutti possono leggere e che se uno firma sa che sta facendo un investimento rischioso, che non sta mettendo i soldi al conto corrente allo 0,5% o all'1% di interesse, ma li sta mettendo in investimenti diversi. Questa è la trasparenza. Cioè, Angela Mauro, Matteo Renzi, Laura Cesaretti, Enzo Iacopino, chiunque, vanno in banca e gli arriva un fogliettino chiaro che sa che cosa veramente accade ai suoi soldi, in modo tale da poter sapere cosa accade ai suoi soldi. A me sembra che questa sia la trasparenza che viene richiesta, e su questo credo che tutti, sistema bancario, Padoan ha più volte giustamente, secondo me, sottolineato la necessità di un'educazione finanziaria più forte, debba dare gli strumenti perché nessuno possa essere messo in condizioni, diciamo così, di avere dei danni che non abbia in partenza calcolato. Perché è evidente che se faccio un investimento finanziario a rischio, rischio di più che se non tengo i soldi in operazioni più sicure. Il punto è quando questa dinamica, come potrebbe essere accaduta in alcune circostanze, poi per motivi strettamente politici si parla soltanto di Etruria, ma conosco le regole della politica, per cui non mi impressiono per questo, ma quando uno viene truffato, quello che viene truffato deve sapere che lo Stato è al suo fianco. Quindi, ricapitolando, non c'è alcun rischio sistemico, non cambio le banche italiane con quelle di altri paesi, abbiamo un livello bancario forte, un risparmio privato che è straordinario in questo nostro paese, ci sono tensioni, le vediamo, le assistiamo costantemente, perché ovviamente questa vicenda è una vicenda che segna la vita di, ripeto, non moltissime persone, ma quelle persone sono segnate, e io ho il dovere di farmi carico di quelle persone. A condizione naturalmente che ci possa essere un soggetto terzo, noi abbiamo individuato gli arbitrati dell'ANAC, che possano verificare che si è trattato di un caso in cui il soggetto ha diritto al risarcimento. Rispetto alla commissione, che poi vedremo, il Parlamento deciderà se essere una commissione di inchiesta, di indagine, e mi fa la domanda credo più da segretario del PD che non da Presidente del Consiglio, nel senso che come Presidente del Consiglio noi non abbiamo che da rimettere al Parlamento la valutazione. Io credo che la nostra questione non sia certo quella di ragionare adesso se sia meglio l'inchiesta o l'indagine, perché abbiamo visto che in entrambi i casi ci sono polemiche, perché se fai la commissione d'inchiesta ti dicono che ti vuoi sostituire alla magistratura, se la fai l'indagine che non hai i poteri dell'autorità giudiziaria, per motivi evidenti, che se lo prende l'opposizione allora è un elemento di maggiore chiarezza. Io vorrei ricordare che se parliamo degli ultimi anni in Italia, scandali bancari ci sono stati, non voglio fare alcun riferimento a ciò che è avvenuto per esempio per la Lega Nord, ma credo che sia interessante capire allora chi deve essere chi può chiamarsi fuori da una serie di vicende dalle quali noi come gruppo dirigente non abbiamo niente da temere, ma credo che le forze politiche che fingono di essere state su Marte in questi anni dovrebbero ricordarsi che non erano su Marte, ma erano in Parlamento e qualcuna di loro era persino agli sportelli bancari.
quindi verificherà il Parlamento. Ora c'è qui Rosato, visto che c'è Rosato perché mi sta mandando messaggini dicendo ti sei dimenticato il collegato ambientale, chiedo venia sulla questione ambientale, mi sono dimenticato il collegato ambientale, sono stato severamente redarguito dal capogruppo del PD quanto alle dinamiche della Commissione, alla ripresa discuteremo. Grazie, Gaia Tortora della Sette. Buongiorno Presidente, provo a guardare all'anno nuovo, non mi sembra di aver visto nelle slide qualcosa che parli della riforma delle unioni civili, naturalmente è qualcosa che deve arrivare, immaginiamo nel 2016. Se non sbaglio si comincerà a fine gennaio al Senato, se non sbaglio possiamo provare a immaginare, le chiedo aiuto su questo, una conclusione in primavera. In primavera ci dovrebbero essere, ci saranno anche le amministrative. Su questo terreno, sulla riforma delle unioni civili, si può immaginare un terreno di scontro o di compromesso politico. Allora le chiedo se è giusto immaginare un lavoro portato a casa con il consenso dei grillini, con il no dei centristi, con il recupero della sinistra, oppure se quel no dei centristi può diventare un ni con il sacrificio, per esempio, della stepchild adoption. Domanda impegnativa, nel senso che effettivamente non è nelle slide perché, a differenza di quello che io avrei voluto, non siamo riusciti a approvarla nel 2015. È uno di quei provvedimenti su cui purtroppo non siamo riusciti a ottenere, a tenere il tempo e il ritmo giusto. Francamente credo che su questo tema vada depurato da tensioni di natura politica stretta, mi spiego, cercando di essere il più chiaro possibile, anche dentro il PD ci sono molte divisioni su questo tema, anche dentro Forza Italia ci sono molte divisioni su questo tema, cioè è un tema che divide. Io dico che noi dobbiamo portarlo a casa e che il 2016 non può che essere l'anno chiave da questo punto di vista. Da segretario del PD, più che da Presidente del Consiglio, farò di tutto perché il dibattito che si aprirà, se non vado errato, il 28 di gennaio al Senato, sia un dibattito il più serio e il più franco possibile. Noi abbiamo fatto delle discussioni molto aperte tra alcuni nostri senatori, sono state anche discussioni molto belle. Io ho sentito un bellissimo dialogo a più voci tra, dico dei nomi, ma non voglio essere, tra il senatore Lo Giudice e la senatrice Fattorini, la senatrice Cirinnà, il senatore Del Barba. È stata una discussione al nostro interno, all'interno del gruppo parlamentare del PD su questo, molto vera. Non c'è alcun collegamento con le amministrative, non c'è alcun collegamento con le questioni legate al governo, come è ovvio che sia. Un provvedimento di questo genere non è un provvedimento che il governo immagina come un provvedimento, ad esempio, su cui inserire l'elemento della fiducia. È un elemento su cui io credo che bisognerà lasciare a tutti la possibilità di esprimersi. Poi io ho una mia opinione, la conoscete, e lavorerò perché quella sia approvata il più velocemente possibile, perché credo che la civil partnership sia un fatto di giustizia, di equità e di dignità. Veronica Passeri di Asca News. Buongiorno Presidente, il 2016 è anche l'anno delle elezioni amministrative, lasciamo perdere sondaggi, come ha detto lei, però ci sono alcuni fatti che forse possono rappresentare qualche preoccupazione per il PD. Innanzitutto una certa confusione a livello territoriale su quali saranno le alleanze che il partito vorrà fare. Alcuni casi, come il caso del DL Salvabanche, ieri c'è stata una manifestazione di risparmiatori ad Arezzo e un cartello recitava che nelle terre rosse il PD si scaverà la fossa. Al di là del cartello da manifestazione, volevo sapere se lei teme una perdita di voti del partito a vantaggio magari del Movimento 5 Stelle. Grazie. Mi sembrava di aver già risposto, però rispondo, nel senso che noi abbiamo rispetto di tutti e non abbiamo paura di nessuno. Il PD governa più territori di quelli che ha mai governato. È impressionante. Lei guardi una cartina,
e guardi il livello di presenza delle amministrazioni del PD. Naturalmente le donne e gli uomini del PD sceglieranno i candidati, come è accaduto lo scorso anno, dove le primarie sono state primarie vere. Si dice, ma Renzi ha scelto a Venezia, in Veneto, in Liguria e hanno perso. Io, con tutto il rispetto, sono andato a fare campagna elettorale per i candidati che il mio partito ha scelto facendo le primarie a Venezia, in Veneto, in Liguria e in tutte le altre parti, in Campania, in Toscana non si sono fatte perché erano tutti d'accordo. Questa è la realtà dei fatti. Il PD ha questo particolare di non avere uno che decide i candidati, ma di avere una comunità che va a votare con le primarie, ci vanno anche in diverse persone, cioè il PD non fa questi meccanismi più sicuramente innovativi, tipo espelli anche tu un senatore al giorno, oppure il meccanismo in cui scopri il candidato sulla base dell'ultima cena ad Arcore. No, non è così, noi facciamo un meccanismo diverso. Non facciamo né scopri il candidato all'ultima cena né espelli il senatore che non ti piace. Noi facciamo una cosa complicata che si chiamano primarie e abbiamo Milano le primarie il 7 febbraio, Roma le primarie, non vorrei sbagliare, ma credo siano state anticipate al 6 marzo, diciamo a marzo, perché non vorrei fare una gaffe. Torino e Bologna, trattandosi di due candidati uscenti, sono stati già riconfermati dagli organismi del PD. Francamente l'idea che uno possa essere preoccupato per i risultati delle amministrative attiene a un modello in cui la vita istituzionale era chiamata ogni volta ad avere nuove elezioni, tant'è che si chiamava un governo ogni 6 mesi, no? Noi siamo a 70 anni di storia repubblicana e 63 governi. Il nostro governo è già il numero 9 nella storia di longevità su 63, impressionante. E siamo appena arrivati, a me sembra di essere appena arrivato, e siamo già il 9° più longevo su 63, per dirvi com'era il paese prima. Noi pensiamo che le elezioni amministrative eleggano il primo cittadino, non il primo ministro. E di conseguenza le elezioni amministrative, i cittadini di Roma, Torino, Milano, Bologna, Napoli, Grosseto, Trieste, Cagliari, Sesto Fiorentino, non me ne ricordo altri, ma ci sono, Rimini, il mio amico Ignassi, però mi pare che sia già pubblicità, quindi smetto subito di farlo, perché è violazione da par condicio, questi candidati, spero che i cittadini di quelle realtà voteranno i candidati che ritengono i migliori. Quanto alle alleanze, prendiamo atto che una parte delle persone che sono stati con noi non vogliono più stare con noi, mi riferisco in particolar modo a SEL e a Sinistra Italiana, è una valutazione che compete loro. Il Partito Democratico non si preoccupa delle caselline o delle casacchine, sceglie i candidati migliori. Per esempio, noi abbiamo sempre sostenuto un candidato non del PD a Milano, che si chiama Giuliano Pisapia, che poi ha scelto di non ricandidarsi, altrimenti sarebbe stato il nostro candidato sindaco. Abbiamo appoggiato un candidato che io giudico molto bravo a Cagliari, che si chiama Massimo Zedda, e il PD appoggerà Massimo Zedda come candidato a Cagliari. Nelle altre città, se i nostri amici della coalizione vorranno partecipare alle primarie con i loro candidati, con quello che vogliono, sono i benvenuti. Se non vorranno partecipare, ne prenderemo atto e il PD andrà con coloro i quali ci stanno. Mi ha fatto un'ultima domanda su cos'era la coalizione? Ah, Arezzo. Ho visto quello striscione, come tanti striscioni visti in questi giorni. Penso che si commenti da solo. Ma non soltanto perché stiamo parlando di una delle rare città, poche città, che ha avuto meno governi del centro-sinistra, perché ha avuto soltanto, noi ad Arezzo abbiamo vinto soltanto quando si è candidato Fanfani, questo Fanfani junior, non Fanfani senior. Ma come dato di fatto, non mai, ha vinto una volta Nepi per 4 anni negli anni 90, ma insomma è sempre stato in mano negli ultimi anni, anche alle ultime elezioni, ha vinto il centrodestra, quindi definirla terra rossa ci vuole un po' di fantasia, ma dà l'idea di un tentativo di strumentalizzazione che è in corso, come se la questione bancaria fosse responsabilità del PD. Non a caso si parla soltanto di Arezzo ed Etruria e non si parla di tante altre banche, sulle quali vorrei ricordare il nostro governo è intervenuto
facendo il decreto sulle popolari. E vorrei chiedere a quelli che oggi dicono che noi stiamo difendendo chissà chi, dove erano quando si è fatto la trasformazione in legge del decreto sulle popolari? Quando accusavano di aggredire le banche del territorio? In realtà il punto vero è che in Italia ci sono state troppe banche in alcuni casi persino di paese. E in un modello come quello guidato dall'Europa, le banche di paese ce la fanno meno rispetto al passato. E se vogliamo dare un aiuto ai risparmiatori e agli investitori, risparmiatori e investitori, sono due categorie, noi dobbiamo avere il coraggio di dire che bisogna fare provvedimenti come quello del decreto delle banche popolari. Vorrei che andaste a rivedere le dichiarazioni in Parlamento sul decreto delle popolari di alcune delle forze politiche che oggi ci accusano di chissà quali misfatti sulle questioni bancarie. Insomma, è molto divertente fare la conferenza stampa di fine anno, perché uno può guardare quello che è accaduto e dire: mamma mia, la realtà dei fatti è leggermente diversa rispetto a quelle delle opinioni. Paolina Meli del giornale Radio Rai. Presidente, volevo chiederle, rispetto al 2016, lei ha annunciato, ha confermato che ci sarà il referendum confermativo sulle riforme costituzionali, alla Leopolda ha parlato di una campagna capillare, quindi pare di capire che intende metterci la faccia. Se il risultato non dovesse andare secondo le sue aspettative, che cosa farebbe? Ma è del tutto evidente che se noi perdiamo il referendum, se io perdo il referendum costituzionale, considero fallita la mia esperienza in politica. Quindi questo può essere un incentivo, diciamo, nel senso, per alcuni. È del tutto evidente che noi abbiamo fatto una scommessa sul referendum costituzionale perché pensiamo che l'Italia voglia un paese più semplice, che gli italiani vogliano un paese più semplice, e di conseguenza lavoriamo su quello. Quindi sì, certo, mentre sulle amministrative si tratta di questioni che riguardano i territori, io farò campagna elettorale per il referendum costituzionale, che ragionevolmente si terrà intorno a metà ottobre, sempre che vada tutto come deve andare. Non piove, per cui si può fare... Ci stiamo organizzando, perché sarebbe utile, danza della pioggia. Insomma. Emilia Patta del Sole 24 Ore. Buongiorno Presidente. Parliamo di legge di stabilità, con la quale è stata fatta una scelta giustamente espansiva. In questo senso però sono stati presi tutti i margini di flessibilità che secondo il Governo spettano all'Italia. Si tratta di un punto di PIL, circa 16 miliardi. La Commissione UE poi ha sospeso il giudizio. Ecco, cosa le fa credere che in primavera il responso sarà positivo? E non sarebbe stato meglio coprire queste misure espansive con tagli alla spesa pubblica improduttiva? Grazie. La ringrazio per la domanda, è una delle mie preferite, nel senso che noi siamo di fronte a una serie di incomprensioni. Per mia responsabilità, non riesco bene a raccontare nel dettaglio la realtà, provo a farlo contando sulla sua e vostra pazienza. Il governo italiano non si è preso tutta la flessibilità a cui avrebbe diritto sulla base della comunicazione della Commissione del 13 gennaio 2015. Cerco di essere esplicito. Semestre italiano si chiude con invito a flessibilità e investimenti, ricordate? La Commissione Juncker lancia il piano Juncker, e potremmo aprire un film su questo, ma non lo facciamo adesso, e la flessibilità. L'atto che sancisce la flessibilità è la comunicazione del 13 gennaio. Lei giustamente ha ricordato, io sono d'accordo con lei, che vale circa 1% di PIL. Diciamolo ancora più esplicitamente, vale fino all'1% del PIL. Cioè ogni paese, non l'Italia, ognuno dei 28 paesi può chiedere come flessibilità, cioè ci sono le regole, tu puoi discostarti dalle regole o dal trend delle regole fino allo 0,5% del PIL sulle riforme e fino allo 0,5% del PIL sugli investimenti. Questo è il meccanismo. Cosa ha fatto l'Italia rispetto a questo principio? Ha chiesto tutta la flessibilità sulle riforme, le ha fatto una serie di riforme oggettivamente, credo che anche i nostri più grandi avversari poi possono dire non vanno bene, non ci piacciono, ma il dato di fatto mi sembra evidente.
Quindi ce la siamo chiesta tutta la flessibilità sulle riforme, 0,5. Penso, dottoressa Fatta, che sarà accolta, nel senso mi stupirei del contrario, mi stupirei se non accettassero il principio delle riforme, anche perché sono le riforme strutturali che spesso l'Europa ci aveva chiesto, quindi questo 0,5 lo darei per acquisito. Poi c'è lo 0,3 sugli investimenti, ecco perché noi non abbiamo utilizzato tutto lo 0,5, abbiamo chiesto soltanto lo 0,3. Perché abbiamo chiesto solo lo 0,3? Perché il meccanismo è un po' complicato, avevamo paura di non spenderli tutti. Non vi tedio, ma la sintesi è che noi non abbiamo chiesto tutto l'1%, abbiamo chiesto lo 0,8 perché siamo convinti che questo 0,8 ci sia. Poi c'è un ulteriore 0,2 che deriva da una clausola non frutto del lavoro del semestre italiano, della flessibilità e di Juncker, ma che risale al 1997, quindi totalmente dentro le regole. Vedete che mentre io all'inizio pensavo, lo confesso, di andare in Europa e fare un po' di cambiaverso, il cambiaverso in questo momento si attiene esclusivamente alle regole europee. Poi chiedo di cambiarle, ma nel frattempo le rispetto tutte, per cui nessuno può dirmi niente. C'è una clausola, questa clausola è del 1997, l'abbiamo scovata grazie all'aiuto di autorevolissimi, ovviamente tutto il lavoro del governo, del ministro Padova, eccetera, ma voglio ringraziare praticamente Roberto Gualtieri, che è stato il primo a propormi di andare a prendere quella clausola lì, presidente parlamentare europeo del PD. Roberto Gualtieri dice, ma perché non vai a prendere la clausola del 1997? Questa clausola l'hanno chiesta prima gli austriaci, e poi noi, e che dice che in caso di eventi eccezionali si può chiedere per l'anno in corso che vengano lasciati dei margini che noi abbiamo individuato fino allo 0,2% del PIL, quindi 3 miliardi di euro per cosa? Per le spese legate all'immigrazione, che sono considerati eventi eccezionali. I francesi ci metteranno dentro anche la sicurezza, come è comprensibile che sia. Noi abbiamo messo soltanto l'immigrazione per il momento, non abbiamo messo i 2 miliardi in più sulla sicurezza, ma possiamo mettere anche quelli, cioè nel computo ovviamente abbiamo messo lo 0,2, non mettiamo di più dello 0,2. E, perdonatemi se insisto e vi annoio su questo, ma è molto importante perché dimostra che l'Italia sta rispettando tutte le regole. Che questa ce l'accolgano, io lo do per scontato, perché nell'ultimo Consiglio europeo, quando si è trattato di ragionare dei soldi per la Turchia, si è espressamente detto che stanno fuori ai sensi della clausola dell'immigrazione. Ora, se vale per la Turchia, mi dovete spiegare perché non vale per l'Austria, o per l'Italia, o per la Francia. Quindi, dal mio punto di vista, la discussione non si apre nemmeno per me. Poi, se vorranno chiederci maggiori informazioni, noi entreremo nel dettaglio. Ma quello che vorrei dirle, poi vengo sulla discussione sulla spending, perché è un altro dei miei ormai cavalli di battaglia. Noi abbiamo rispettato tutte le regole europee, abbiamo utilizzato la flessibilità che non è contro le regole, ma è prevista dalle regole. Questo è un passaggio molto importante, permettetemi di dirlo. L'Italia non chiede sconti, l'Italia non è al discount, l'Italia non è ai saldi, l'Italia sta chiedendo che le regole europee valgano per tutti. C'è un paese che non ha rispettato il 3% quando ha fatto la riforma del mercato del lavoro. È la Germania, non l'Italia. Quando nel 2003-2005 la Germania di Schröder e poi della Merkel ha fatto la riforma del mercato del lavoro, mettendoci 3 anni, noi col Jobs Act ci abbiamo messo 1 anno, siamo un po' più sbrigativi noi, ha chiesto di sforare il 3%. La presidenza dell'Unione Europea, guidata da Silvio Berlusconi e Giulio Tremonti, per caso, nel senso per la ciclica turnazione, per un beffardo scherzo del destino, l'Italia di Berlusconi e Tremonti disse: prego Germania, puoi sforare il 3%. Noi non abbiamo chiesto di sforare il 3%. E lo dico, ne approfitto perché è un passaggio importante, a tutti coloro che dicono che l'Italia fa una manovra in deficit, vorrei, come dire, dirla con un po' di mi perdonerete, un po' di orgoglio italico. Noi la manovra in deficit la stiamo facendo meno di tutti quegli altri. Cerchiamo di essere chiari. Quando si dice ma c'è un deficit che può arrivare al massimo al 2,4 per le considerazioni che Patta ha appena espresso dettagliatamente che io condivido. Se è così, noi siamo al 2,4. Diciamo al massimo, facciamo conto che ci approvino tutto. Al massimo possiamo arrivare al 2,4. L'anno scorso era al 2,6. 2 anni fa era al 3.
tre anni fa era al 3, quattro anni fa era al 4,2. Cioè è la manovra in cui il deficit si fa sentire meno di tutti gli altri anni. Meno. Tant'è vero che dal prossimo anno la curva debito-PIL va giù. Io lo so che queste cose sono noiose, ma la realtà dei fatti è diversa da quella che io leggo, evidentemente per mia responsabilità, in cui si dice l'Italia fa la manovra in deficit a differenza degli altri anni. No, no, l'Italia la fa meno degli altri anni. L'Italia non rispetta, chiede un cambio delle regole. Noi rispettiamo tutte le regole, pretendiamo lo stesso rispetto. Mettiamo ogni anno 20 miliardi sul bilancio europeo. Ne recuperiamo tra 11 e 12. Noi siamo un grande paese, smettiamola di piangerci addosso. Ultima considerazione, la spending. Io vorrei chiedervi se riusciamo a guardare ancora una volta i numeri. Mi rendo conto di essere particolarmente noioso, a me piacerebbe parlare di sogno, di dimensioni ideali, cultura, i valori del prossimo anno, tutte le questioni che sapete mi emozionano e mi rendono anche il senso di ciò che facciamo, però trovo doveroso, presentandomi davanti a una così importante assise consesso, essere prudente e puntuale e puntiglioso. E allora, l'Italia ha fatto spending fino a questo momento, spending lorda, cioè la revisione della spesa è tagliare dei capitoli, poi se decidi di mettere un miliardo per assumere professori, non è spending netta, è spending lorda. La spending lorda che abbiamo fatto ha portato alla riduzione di 12,3 miliardi sui ministeri. Inizio DL66, decreto legge che io amo definire il decreto legge degli 80 euro. Vorrei che guardaste questi dati, perché vorrei un fact checking con voi su questi dati. Vedo Bechis che si sveglia, quindi è positivo, almeno farà il fact checking Bechis e non soltanto Bechis. Regalo a Bechis Gutgeld per tutto il Capodanno, così possono fare una verifica puntuale. Dico i numeri. 12,3 miliardi di revisione della spesa sui ministeri, revisione, poi magari hanno messo su altri capitoli, perché si ritiene di dover investire su questa meravigliosa card che a voi incomprensibilmente non piace dei diciottenni o sulla card dei professori. 5,4 miliardi sulle previsioni con il minor aumento sulle regioni, dell'SSN sulle regioni, 2 miliardi sulle province e 1,2, questo era tutto nel 14, sui comuni. Abbiamo peraltro liberato oltre 2 miliardi del patto di stabilità. Questo è ciò che lo Stato dal decreto legge 66, che è quello di, le direi, di marzo, forse di aprile del 2014, quello degli 80 euro, direi aprile probabilmente, ha fatto in termini di taglio. Poi c'è una discussione, ci sono alcune cose su cui, ammetto, non abbiamo ancora fatto quello che vorremmo fare. Ve le dico, così faccio anche l'elenco delle cose negative. Uno, sulle aziende partecipate. Vorrei essere chiaro, a differenza di ciò che pensava il dottor Cottarelli, io non credo che produrrà un risparmio nel bilancio pubblico dello Stato. Al massimo potrà produrre in prospettiva un risparmio importante sulle bollette, ma non sullo Stato. Perché non è che se tu fai la fusione delle aziende lo Stato ha un guadagno immediato. Due, siamo indietro sul patrimonio pubblico. Io non credo che noi potremo privatizzare ancora aziende a dismisura. Non è che immagino di scendere sull'ENI, per intendersi. Però c'è un sacco di patrimonio immobiliare pubblico che va gestito meglio o valorizzato. In parte in questo ruolo sarà fondamentale Cassa Depositi e Prestiti. E infine, ci sono alcune cose invece su cui io non sono convinto del piano di Cottarelli di allora. Cottarelli proponeva di ridurre l'illuminazione nelle città. Quello ha un vantaggio, piccolo, ma ha un vantaggio. Io sono contrario. È un errore. Perché se una ragazza di 17 anni, manco un ragazzo, esce, ho fatto il sindaco, è un errore pensare che si risparmi chiudendo un'ora prima la luce. La luce è un elemento fondamentale. Anzi, ho chiesto ai sindaci delle aree metropolitane di investire non soltanto nel LED, nell'illuminazione, ma anche in nuovi punti luce. Davvero luce è vita, come dicono gli inglesi. Ho finito? Sì, ho risposto a tutto? All'una,
Lei si ricorda, vero Jacopino, che alle 13.30 abbiamo il TG1 io, e avendo un autorevole predecessore che sforò, noi non sforeremo, anzi 13.27 si smette. So. Io ricordo che alle 13.30 abbiamo il TG1 e la RAI interromperà la diretta, ma siccome la conferenza la organizza l'Ordine dei giornalisti, lei è prigioniero per un po' oltre le 13.30. Vedo che voi avete un concetto di libertà a senso alterno. Diciamo, però, no, stiamo imparando dagli editori, visto che lei, io apprezzo, visto che lei dice che con 4.920 euro non c'è schiavitù. Non ho notato questa sua stiamo particolare imparando vena dagli di editori. Affetto per gli editori. Non l'avevo no, notata. Non l'aveva notata. Benissimo. Allora, una vena di... un appello una vena... verificata alle 13.30, chiederei alla Folgore se può venire a liberarmi... Una vena d'affetto c'è ora, perché la collega che interviene è Esma Çakır dell'agenzia turca DHA. La vena d'affetto è rivolta ai colleghi che sono privati in Turchia della libertà e a tutti i colleghi che lavorano con grande difficoltà in quel paese. Grazie Esma. Grazie. Buongiorno signor Presidente, innanzitutto buone feste e in bocca al lupo per i vostri lavori. Allora, per non fare figuracce con il mio terribile italiano, leggo. Io le risponderò in inglese, così almeno siamo... Magari turco. Più o meno, assomiglia. Il mio inglese assomiglia abbastanza al turco. Ok, va bene. Esattamente un anno fa lei era in visita in Turchia e si augurava che il 2015 potesse essere l'anno decisivo per l'adesione della Turchia nelle comunità europee. E oggi, a distanza di un anno e conclusione di un importantissimo accordo tra Unione Europea e Turchia di collaborazione sulle crisi dei migranti, accordo 3 miliardi di euro iniziali per sostenere la gestione all'emergenza, volevo avere da lei un commento sui cambiamenti, passi in avanti o accelerazione dei negoziati avvenuti in questi 12 mesi, in relazione anche ad una dichiarazione del Ministro della Difesa Pinotti, la quale ha definito un errore storico la non adesione della Turchia all'Europa. E se può chiarirci esattamente di questi 3 miliardi di euro, quale è stata o sarà la quota effettivamente l'Italia metterà a disposizione per la Turchia? E se lei, da Presidente del Consiglio italiano, crede veramente nell'efficienza di questo accordo concluso con la Turchia o nutre qualche incertezza? Un'altra cosa che lei anche ha parlato prima, libertà di stampa e giornalisti carcerati, ha detto che ha parlato con alcuni leader su questo tema. Ha parlato anche con i leader turchi? Grazie. Lei ricorderà che è uscito un comunicato stampa su questo nel dicembre del 2014, dopo, o forse era il gennaio 2015 più correttamente, con tanto diciamo di una discussione che poi ho fatto con il primo ministro, l'allora e attuale primo ministro turco, per cui è tutto agli atti. Ci fu un comunicato stampa e anche una reazione nel gennaio del 2015, quindi la risposta all'ultima domanda è sì. In ordine ai 3 miliardi l'accordo non è ancora chiuso, più che per la Turchia sono per i rifugiati, che stanno ovviamente sul territorio turco, per cui la gestione di questi denari sarà... oggetto di un accordo tra Turchia e Unione Europea, ancora non è stato chiuso l'accordo all'interno dell'Unione Europea, si terrà un core perché il Comitato degli Ambasciatori nel mese di gennaio e vediamo se in quella sede si raggiungerà l'accordo. Rispetto alla considerazione del Ministro Pinotti, è noto che c'erano due posizioni in Europa, l'Italia sia con Berlusconi che con Prodi, dobbiamo avere la correttezza di raccontare i fatti, separati anche in questo caso dalle opinioni, aveva la stessa posizione sulla Turchia, sia per una dinamica di natura politica che anche personale tra i vari leader, l'idea era quella di portare la Turchia nei primi anni del 2000 all'interno dell'Unione Europea accelerando il percorso. Questo percorso è stato bloccato anche per responsabilità europee, di altri paesi europei, che magari oggi hanno del tutto legittimamente cambiato idea e gliel'abbiamo fatto notare, ma questo percorso è un percorso che poi ha visto anche la Turchia modificare il proprio approccio. Insomma, in altri termini, io mi auguro che si possa tornare a discuterne nel dettaglio, è importante che il vicepresidente Timmermans, il primo vicepresidente Timmermans abbia guidato i negoziati con gli amici turchi e spero, credo e penso che sarebbe un fatto molto importante se questi colloqui proseguissero come si è deciso di fare con scadenze fisse. È del tutto evidente
che il riferimento alla libertà di informazione non è l'unico, ma è condizione imprescindibile e irrinunciabile per un qualsiasi dialogo sui temi del rapporto tra Unione Europea e Turchia. Sensi mi dice che devo essere più veloce. Grazie, Sensi. Allora, Cristina Ferrulli dell'ANSA. Salve Presidente, tornerei sulla questione delle banche. Lei esclude rischi sistemici per il nostro Paese e per un chiarimento. Se ci fossero dei problemi per altri istituti di credito, lei ipotizza o esclude un ricorso al fondo di salvataggio ESM che viene ipotizzato tra gli altri anche da Lars Ders, che è un economista e uno dei 6-5 saggi del governo tedesco, il fondo di salvataggio bancario ESM? No, la mia questione era su chi fossero i saggi e di quale governo, quindi stiamo parlando dei saggi del governo tedesco. Io credo che non ci siano rischi sistemici e ne sono certo. Se ci saranno altre questioni, noi seguiremo le regole dell'Unione Europea, come prevede l'Unione Europea, sapendo che il sistema bancario italiano è solido ed è nelle condizioni di affrontare qualsiasi emergenza. La mia opinione è che la vicenda delle quattro banche sia una vicenda molto complicata, molto delicata, ma una vicenda davvero più circoscritta di quello che il racconto degli ultimi mesi ha posto, sempre ribadendo che chi è stato truffato dovrà vedersi restituire i soldi. Stiamo infatti, e lo vediamo anche dai numeri di cui stiamo discutendo, di fronte a un problema molto grande per alcune persone, ma la tenuta del sistema bancario in un paese in cui la prima banca italiana vale il doppio della prima banca tedesca sul mercato, in cui il livello del risparmio privato italiano ha pochi paragoni in Europa, è una questione che esiste, che attiene alle regole, che può aprire adesso un film, perché io qui potrei dire tranquillamente: mamma mia, ma se quelli di prima avessero fatto un decimo di quello che ha fatto la Merkel per le banche tedesche, l'avessero fatto per le banche italiane, oggi non sarebbe tutto più semplice? Arrivo a dire un ventesimo, non un decimo. Sì. Sarebbe tutto molto più semplice, ma si è deciso di fare in un altro modo. Gli autorevoli professori e saggi non so dove fossero quando si potevano fare certi interventi, e poi questo riguarda anche la classe dirigente di un paese, no? Qui oggi sono pieni dei professionisti del giorno dopo, del commento del giorno dopo. Io prendo atto che questa è la situazione. Lei mi domanda, c'è rischio sistemico? No. Ma il sistema italiano è in grado di reggere? Sì. Poi noi tutte le nostre carte rispetto alle regole europee ce le giochiamo tutte senza guardare in faccia a nessuno, eh? Cioè, nel senso che tutte le norme europee, se ci sarà da ricorrere in Corte di Giustizia, noi ricorreremo in Corte di Giustizia laddove pensassimo che ci sono state delle violazioni rispetto alle regole del gioco. Ripeto, in questa fase io sto soltanto alzando la mano in Consiglio Europeo e domandando: scusate, mi spiegate se i principi dell'unione energetica valgono solo per il South Stream o valgono anche per il Nord Stream? È una domanda. Scusate, mi spiegate se io devo mantenere, per evitare una procedura, il deficit al 2,2, al 2,4, a quello che sarà, altri possono avere il surplus commerciale all'8? È una domanda. Scusate, il bail-in che è stato fatto per l'Italia vale per tutti? Nello stesso modo. Poi, naturalmente, molte delle regole europee sono state scritte qualche anno fa, frutto di lunghi negoziati, con alcune attenzioni particolari. Io credo che il sistema delle banche territoriali tedesche, se fosse stato messo sotto un certo tipo di controllo, avrebbe dei margini di preoccupazione decisamente maggiori di quelli che ha oggi. E poi basta. Roberto Chinzari del TG1. Eccoci, buongiorno Presidente. Lei ieri ha ricevuto il premier libico designato ed ha ribadito l'impegno dell'Italia per la stabilizzazione
dell'area, si parla di Libia, si parla di Mediterraneo, ma le differenti strategie tra i principali paesi europei, l'Italia per esempio è contraria ad un'azione unilaterale, non rischiano di complicare o addirittura compromettere un processo di pacificazione che si sta tentando di iniziare? L'azione unilaterale in questo momento mi sembra che sarebbe un clamoroso errore. È la posizione dell'Italia, è la posizione degli Stati Uniti d'America, credo che sia la posizione di tutti i paesi, perché è evidente che oggi che c'è un tentativo solido con l'egida delle Nazioni Unite, credo che abbia un senso tentare di accompagnare questo percorso. Naturalmente, come abbiamo detto ieri al primo ministro designato, la questione dei tempi è cruciale. Il ministro Gentiloni, che ha svolto davvero un egregio lavoro a Vienna, a Roma, a New York, ha avuto modo di illustrare per filo e per segno nel dettaglio qual è la nostra posizione. Noi abbiamo assicurato ai nostri amici libici la totale disponibilità del governo italiano. Non credo che ci sia qualcuno che dubiti di un fatto, che eventuali interventi unilaterali in passato non hanno funzionato, in alcuni casi poi sono diventati multilaterali, ma sono partiti unilaterali, e oggi francamente non se ne vede la necessità, diciamo così. Dopodiché, anche soltanto per svegliare l'uditorio, vorrei essere molto chiaro: l'Italia ha portato una posizione politica sulla discussione Medio Oriente e Nord Africa che può piacere o meno, io non discuto che debba essere la migliore, ovviamente io sono convinto, però sono parte in causa, c'è un evidente conflitto di interessi. Il punto chiave di cui voglio discutere è che la nostra posizione come Italia è una posizione che dice: smettete di dire che il problema è soltanto in Medio Oriente, perché il problema ce l'abbiamo anche in casa. Sono nati e cresciuti in Europa alcuni dei killer del Bataclan, alcuni dei killer di Charlie Hebdo, alcuni dei killer della sinagoga a Copenaghen, alcuni dei killer della sinagoga a Bruxelles, al Museo Ebraico di Bruxelles. Sono nati e cresciuti in Europa. Se non ci raccontiamo questo, ci stiamo nascondendo una parte della realtà. E non è un problema, come spiega qualche sociologo dell'estrema sinistra, semplicemente legato alle condizioni economiche. Perché c'è un nichilismo imperante, che è la molla che porta anche persone con i soldi, non soltanto persone prive di soldi, a agganciarsi una cintura e farsi saltare in aria. Ed accade in Europa. Allora, o noi diamo una risposta a queste tematiche, oppure noi stiamo evitando di guardare la realtà. Ne vogliamo parlare sì o no? Noi abbiamo detto un centesimo messo nella polizia, un centesimo messo in cultura, un centesimo messo in sicurezza, un centesimo messo in educazione. La considero una delle grandi proposte che ha fatto l'Italia. Spero che l'Europa accetti questo principio, perché le periferie da cui partono queste donne e uomini che seminano morte sono periferie europee. Non è soltanto Raqqa. È chiaro questo concetto? La posizione dell'Italia è una posizione innovativa. Per la prima volta abbiamo detto: guardate che c'è un elemento che non è soltanto l'elemento securitario. Eppure siamo stati in Afghanistan, eppure siamo stati in Libano, capisco che l'interesse fosse sulla mimetica, sempre la stessa peraltro, sia a giugno che a dicembre. Capisco che l'interesse fosse soltanto su queste tematiche, ma noi abbiamo l'Afghanistan, abbiamo il Libano, abbiamo la Somalia, abbiamo i Balcani, il Kosovo, abbiamo una presenza di un paese forte in tanti scenari di guerra. Siamo il paese con il maggior numero di soldati all'estero, insieme alla Francia, a livello di paesi europei. Quindi noi ci siamo, tuttavia non basta. Bisogna avere il coraggio di dire che c'è una questione educativa, culturale. L'alternativa al nichilismo è tentare di offrire dei valori che non sono valori economici. E questo è una grande riflessione culturale che potrebbe portare ciascuno di noi. Penso anche per me, come segretario pro tempore del partito più grande della sinistra europea, noi dobbiamo avere anche il coraggio di dirci con molta chiarezza che i valori
che esprimiamo non possono essere sempre espressi in chiave negativa. Per anni abbiamo detto noi da sinistra che l'identità era una parolaccia. L'identità non è una parolaccia. Poi l'identità è fatta di dialogo, di confronto, di tolleranza, ma l'identità non è una parolaccia. L'identità non è il contrario dell'integrazione, è la disintegrazione il contrario dell'integrazione. L'identità è la condizione dell'integrazione. Io credo che su questo tema sarebbe molto interessante discutere, capisco che siamo in diretta e non lo volete fare, ma questo è uno dei grandi temi culturali del nostro tempo. Se io ho un imam che dice che la musica fa schifo e che va odiata la musica, io voglio portare i bambini delle scuole italiane ad amare la musica. Questo è il senso dell'identità italiana. E se un diciottenne impara con un concerto, con un teatro, con un museo in più, che cosa vuol dire essere eredi di così tanta bellezza, lo considero un valore per l'Italia. E spero che l'Europa faccia questo. E spero che ci sia una risposta, sicuramente, securitaria, militare, diplomatica, politica, tutto quello che volete, ma culturale, di valori. Questo è ciò che descrive un 2015 che inizia a Charlie Hebdo e prosegue con il Bataclan, mettendo in discussione per la prima volta la nostra vita quotidiana. Questi sparano in un ristorante, sparano in un teatro, sparano fuori da uno stadio, sparano nei luoghi che sono i luoghi simbolo del modo di vivere europeo. E se l'Europa deve fare soltanto discussioni sullo 0,1 di deficit, vuol dire che non è un problema dell'Italia, è un problema dell'Europa che sta perdendo se stessa. E questo è un tema che mi piacerebbe affrontare. Comunque sulla Libia, tornando a noi, scusate se mi sono allargato. Se ogni tanto vengo meno all'algido ruolo del datore di numeri, mi pare che il dato di fatto oggettivo sia che c'è un protagonismo italiano insieme alla Francia, insieme alla Germania, insieme al Regno Unito, insieme ai paesi europei. Siamo in tutte le partite più importanti, c'è un asse molto forte con gli Stati Uniti d'America. Mai come in questo momento c'è stata condivisione, mai nei 20 mesi di mio governo, non parlo certo del passato. C'è un pieno riconoscimento di quello che un anno fa sembrava un'eresia, cioè che va riportato Putin al tavolo, anzi Putin c'è entrato da solo senza bisogno di averlo riportato, ma siamo arrivati alla convinzione che questa parte del mondo ha bisogno anche della Russia nello scacchiere. E questo è un dato che quando l'abbiamo detto a marzo del 2015 andando al Cremlino ci hanno guardato come dire ma andrà lì per le sanzioni, non capendo che la crisi dell'export italo-russa, che io spero che nel 2016 segni una svolta finalmente, deriva innanzitutto dal petrolio a $35, perché poi un'altra delle questioni su cui sarebbe divertente farsi una risata rispetto a tanti commentatori e professionisti specialisti del commento del giorno dopo è che questa storia dei fattori esterni, dice ma c'hai dei fattori esterni straordinari, il petrolio a $35 per un'economia come quella italiana non è un fatto positivo, no, perché sveliamo sto segreto. Dice il petrolio mai così basso, sai, il petrolio a $70 si ragiona. Il petrolio a $35 non è un fatto positivo per come è fatta l'economia italiana, a partire dall'ENI, per proseguire con l'export dei paesi emergenti e con le modifiche geografiche. Allora, mi piacerebbe che con tanti di questi professionisti e specialisti del pensiero unico, anche nei dettagli, si potesse discutere nel merito, ma non lo farò perché devo attenermi ai principi di Filippo Sensi e quindi rapidamente vado alla domanda successiva. Fa grande fatica Filippo Sensi, mi pare. Grande. È schiantato. Allora, Matteo Berti da TG5. Auguri, babbo. Scusate, è diventato padre. Grazie, Presidente. Allora, vorrei sapere se oltre all'anno dei valori, come l'ha definito lei, il 2016 sarà anche quello di un riassetto di governo, e non uso la parola rimpasto, se ci può dire, insomma, eventualmente quali e che tipo di caselle politiche dovrà riempire. Grazie. Scusate se sorrido, ma provenendo con Berti dalla stessa città, lui da Prato, io da Rignano, quindi limitrofi alla città più bella del mondo, questa domanda me la fa da almeno 3 esperienze. Ho fatto il presidente della provincia, poi il sindaco, e la domanda sull'impasto di Berti è un evergreen straordinario a cui posso rispondere, a differenza che il passato, che no, non ci sarà nessun rimpasto. Se ci sarà bisogno, come è naturale, di alcune riorganizzazioni, manca ancora qualche casella al governo perché ci sono state delle dimissioni, le copriremo, ma non ci sarà alcun rimpasto. Ileana Sciarra della DN Cronos.
Buongiorno a tutti e buongiorno Presidente. Lei più volte ha sottolineato i vantaggi fiscali introdotti con la legge di stabilità, dal taglio della TASI sulla prima casa, la card per le famiglie, eccetera. Noi stessi abbiamo tentato di valutare i risparmi di spesa sul 2015 facendo ricorso al cosiddetto risparmiometro. Ma se la strada imboccata è quella giusta, ci sembra corretto pretendere che si faccia sempre di più. Per questo le chiediamo quali tasse il governo abbia intenzione di tagliare nel 2016. La ringrazio. Fantastico, lei più... No, non entro nel merito, sapete che abbiamo già individuato un percorso che vede IRPEF, IRAP, IRES e la questione delle pensioni come assi di intervento, ma non sarebbe serio da parte mia darle adesso i dettagli, intanto perché non sono ancora stati definiti, se non con la programmazione triennale della legge di stabilità, ma insomma la discussione vera sarà nell'estate del 2016. Se Piercarlo, che è in, non so dov'è adesso in questo momento, spero per lui che non stia guardando la conferenza stampa, sente che sto già facendo i tagli di tasse del 2017, mi torna a Roma sconvolto, quindi... va benissimo così, anzi fatemi ringraziare il Ministro Padoan perché la collaborazione tra di noi è una collaborazione davvero significativa, a parte gli aspetti calcistici, e credo anche doverosa perché in passato c'è stata qualche tensione tra il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, anche tra di noi naturalmente discutiamo, abbiamo opinioni diverse su alcuni punti, ma la solidità delle istituzioni presuppone che ci sia innanzitutto una solidità del governo. Quanto alle tasse che taglieremo nel 2017, cioè che decideremo di tagliare nel 2016, lo scopriremo soltanto nel 2016. Andrea Bonini di Sky TG24. Ecco, buongiorno Presidente, io volevo affrontare il capitolo pensioni. È di pochi giorni fa, tra l'altro, il quadro abbastanza allarmante lanciato dal Presidente dell'INPS Boeri, paventando il rischio che i giovani di oggi si ritrovino in pensione a 70 anni con un assegno decurtato del 25%, ma soprattutto mettendo quasi a rischio l'intera tenuta del sistema. Nel 2016, nel frattempo, entreranno in vigore nuovi scatti della legge Fornero. Io volevo capire se ritiene che nel 2016 sia arrivato il momento da parte del suo governo di mettere mano alle pensioni, in che modo e se pensa sia anche arrivato il momento di toccare le cosiddette pensioni d'oro, che tra l'altro erano un punto qualificante del manifesto con cui l'8 dicembre 2013 vinse le primarie, diventando segretario e anticipando poi di poche settimane il suo ingresso a Palazzo Chigi. Grazie. Noi abbiamo evitato in questo 2015 di intervenire sulle pensioni perché il rischio di combinare un pasticcio era elevato. Dovendo dare tranquillità e solidità ai risparmiatori, l'idea di continuare a dare elementi di tensione ci sembrava un azzardo. Quindi nel 2016 sicuramente discuteremo, ragioneremo. Sa, una cosa sono le pensioni d'oro, altra cosa sono le pensioni sopra i 2.000 euro, che è una cosa diversa, perché se chiami pensioni d'oro chiami quello che ha, ricordo nemmeno il nome, non voglio fare espliciti riferimenti, ma so, quel signore che ha 90.000 euro di pensione, 70.000 euro, l'avete scritto in tanti di voi, adesso non ricordo, è una cosa... diciamo che ha utilizzato al massimo i privilegi del retributivo e questo mi sembra una cosa che francamente è inaccettabile. Altro è dire che uno che è andato in pensione con 2.000 euro netti, 2.500 euro netti o 3.000 euro netti debba essere toccato, sono due cose ben diverse. Io non considero una pensione da 2.000 euro una pensione d'oro, anche se magari ci è andato con retributivo, perché molti sono andati con retributivo e non col contributivo. Quindi il principio è, quando si parla di pensioni bisogna essere molto seri. In passato si sono fatte riforme importanti, ma una parte delle modifiche successive a rimediare a errori o presunti tali di quelle riforme ha creato la situazione che conosciamo, dove si calcola che, lo ha fatto Nannicini, una parte significativa di questi vantaggi, guadagni emersi dalla riforma delle pensioni, dall'ultima riforma delle pensioni, siano poi stati mangiati da provvedimenti salvaguardie successive. Di conseguenza la risposta è: noi non tocchiamo le pensioni degli italiani.
Ovviamente se ci sarà da fare degli interventi su quelle che lei definisce d'oro, che non sono quelle che io ho letto essere pensioni d'oro, perché per me uno con 2.000 euro non ha una pensione d'oro, quello sarà fatto. Dopo un lungo dibattito, una discussione e un dibattito, sono grato a Boeri per questo, contraddistinto da una grande trasparenza. Cioè il meccanismo è: quanto hanno preso i ferrovieri in questi anni, quanto hanno preso i sindacalisti, quanto hanno preso i funzionari di prefettura, quanto hanno preso i giornalisti, quanto hanno preso le categorie. Boeri sta facendo un lavoro di trasparenza totale su questo. Un lavoro molto serio, credo. Quanto a noi, lo voglio dire perché tutte le volte c'è una polemica tra i cittadini: ah, ma qui allora, eccetera, chissà cosa accade. Io sono molto fiero di essere forse tra i primi della generazione dei leader politici senza vitalizio. Punto. Anche leggo, io mi sono reso conto che c'è qualcosa che non funzionava, c'era qualcosa che non funzionava in un dibattito, in un comizio. Dice: sì, ma tagliati il vitalizio. Ecco, io appartengo alla generazione di politici che fa politica senza vitalizio. Si campa lo stesso, anche bene. Laura Cesaretti del Giornale. Buongiorno. Intanto volevo chiederle se è contento che la Boldrini, per risparmiare l'ambiente, abbia spento il riscaldamento qui nell'auletta dei gruppi. Seconda domanda sulle amministrative. È colpa mia, perché quando siamo entrati con la sala vuota, quando siamo entrati con la sala vuota non si risponde. Giornalista che dà la colpa a un politico e poi la colpa dei giornalisti. Io ci farei la colpa del presidente dei giornalisti. Ma potete continuare ad andare avanti quanto ma mi piace. Un'altra buona ragione. Metto un mi piace sul posto della Cesaretti, cioè di Jacopino Cesaretti insieme. Difendo la Boldrini. Sulle amministrative. Intanto continua a girare questa voce, l'hanno fatto anche delle interrogazioni i grillini, credo, sul possibile rinvio delle elezioni a Roma. Volevo chiederle se lo esclude del tutto o meno. Seconda cosa, lei ha fatto una legge elettorale, l'Italicum, che col premio di lista sembra fatta apposta per escludere quelle coalizioni balorde che si vedevano ai tempi dell'Ulivo, condizionate da una sinistra per lo più ostile alle riforme. È strano che proprio lei, che ha fatto questa legge elettorale, dal suo partito partano appelli in vista delle amministrative a quella sinistra, che peraltro sembra avere come strategia in queste elezioni la sconfitta del PD. Perché questi appelli non sarebbe meglio farne a meno di quella sinistra? No, noto con piacere che la dottoressa Cesaretti si è impegnata nello studio degli atti parlamentari del 5 Stelle, che conoscendola è un elemento che mi fa sorridere, ma al di là delle battute l'occasione è buona per non c'è da smentire niente, per dire che questo tipo di elucubrazione che effettivamente alcuni autorevoli esponenti del 5 Stelle hanno avuto modo di esprimere in più sedi, cioè hanno talmente paura che rinviano le elezioni. Questa si configura come una sorta di allucinazione, come posso dire, quasi come quello che vuol chiudere macellerie, librerie, parrucchieri, tabaccaie, che insegue cacciatori nudi nei boschi, per citare un libro autorevole che qualcuno di 5 Stelle ha sicuramente letto. Sono visioni allucinogene che non esistono nella realtà. Cioè si va a votare nel 2016. Perché? Perché si è dimesso il sindaco, o comunque è stato... si è dimesso il consiglio comunale, il sindaco non si è dimesso, ma si è dimesso il consiglio comunale, quindi essendosi dimesso il consiglio comunale si va alle elezioni, e nel 2016, le direi intorno al 10 di giugno, va verificato, noi questa sarà la data che noi proporremo, si voterà per il prossimo sindaco di Roma. Punto. Quindi lo dico perché veramente ci sono delle visioni di alcuni dei nostri amici 5 Stelle che sembrano tratte da un libro di Casaleggio, cioè proprio una cosa che non esiste. Poi la dottoressa Cesaretti esprime una valutazione che non condivido sulle coalizioni balorde come l'Ulivo, così è la testè detto, frase che naturalmente per me ulivista della prima ora suona come quasi un vilipendio. Ci sono state molte coalizioni balorde che si sono rotte in questi anni ed è il motivo per il quale, dottoressa Cesaretti, io mi domando perché il partito del presidente Berlusconi non ha accettato il principio della lista unica, del premio alla lista. Sono sicuro che
lei la penserà come me, ma sono davvero rimasto sconvolto che colui il quale per 20 anni è stato il dominus della politica italiana, ma si lamentava della impossibilità di governare perché c'erano gli alleati, quando ha avuto la possibilità di fare la legge elettorale ha cambiato idea proprio sul tema della lista unica. Tutto questo per dire che di coalizioni balorde ce ne sono state tante, non inserisco l'Ulivo tra questo. L'aspetto però politico della domanda della Cesaretti ha un suo fondamento evidente, cioè c'è un meccanismo diverso tra la legge elettorale nazionale e la legge elettorale delle amministrative. In questo senso il PD ha espresso in tutte le sedi la disponibilità a fare accordi di coalizione all'interno del centro-sinistra, dopodiché le alleanze si fanno in due. Se siamo non corrisposti, dobbiamo prenderne atto. Verificheremo quello che accade. A Milano c'è una bellissima competizione sulle primarie, c'è un autorevolissimo e molto competente personaggio come Beppe Sala che ha accettato di scendere, di correre e di mettersi in pista per le primarie. C'è il vice sindaco uscente dell'amministrazione Pisapia, che è una donna molto competente e preparata, che si chiama Francesca Balzani, che è stata già parlamentare europeo per il PD. C'è un candidato che ha fatto l'assessore negli ultimi 5 anni, è forse la persona dalla quale io mi sento più lontano dal punto di vista dell'appartenenza politica dentro il PD, siamo forse su due ambienti diversi, ma Pierfrancesco Maiorino ha fatto molto bene l'assessore, sta facendo una grande battaglia dentro il PD, come è doveroso per me che sia, e quindi gode del mio massimo rispetto e stima, come Francesca e come Beppe. Milano, vedremo, chi vincerà le primarie sarà il candidato. Se qualcuno se ne va dalla coalizione dovrà spiegare perché. A Torino si è detto che bisogna far perdere Fassino perché non è di sinistra. Vabbè, se la sinistra è quella di Airaudo e non quella di Fassino, si capisce perché in tutta Europa la sinistra rischia di assomigliare un pochino più a quella di Airaudo. In Italia è quella di Fassino, non a caso siamo il più grande partito di sinistra a livello europeo. Su Roma vedremo chi saranno i candidati. Io sono convinto che il PD alle elezioni di Roma se la giocherà, nonostante il fatto che ci sia evidentemente una responsabilità in ciò che è accaduto, e sono convinto che il prossimo sindaco farà meglio del sindaco che ha appena lasciato. Poi che altri comuni c'erano? Basta, io direi. Su Sesto Fiorentino stiamo discutendo, però no. Napoli è un'altra questione su cui vedremo il passaggio delle primarie, se ci saranno le primarie come io credo, ragionevolmente dovrebbero essere quelle del 6 marzo anche a Napoli. Paolo Molinari dell'Agenzia Italia. Buongiorno. Però mi date un orario, perché dalle 13.30 la Folgore è in movimento. Allora, dalle 13.30 la Folgore stanno a Pisa, vero? No, allora, la Folgore sta ovunque, come tutto, quindi lei non si deve preoccupare, che comunque no. I corpi speciali sono ovunque. Ma io confido nel personale della Camera che li farà sottoporrà al metal detector e quindi non passerà. Dopo il violento attacco alla Boldrini non so se il personale della Camera potrà ancora prestarsi. Comunque io direi, se siete d'accordo, che alle 13.40 me ne vado. Che dire, cioè, sono le 13.30, sono qui da 2 ore, ma arrendo. Va bene. Grazie. Paolo Molinari dell'Agenzia Italia, prego. Buongiorno Presidente. Amnistia per i carcerati, abolizione della pena di morte e accoglienza per i migranti. 2016 anno giubilare, e questo è il messaggio che il Pontefice Papa Bergoglio ha inviato a tutti i governi del mondo. Fermo restando che su queste materie, sulla materia dell'amnistia, è il Parlamento a legiferare. Volevo sapere qual è la posizione del governo rispetto al messaggio. Non credo che sia l'ordine del giorno del dibattito politico italiano. E la mia posizione è la stessa dell'anno scorso, quando proprio a Laura Cesaretti risposi in extremis su questo punto. Colgo l'occasione per dire, quindi non vedo un elemento di discussione sull'amnistia in Italia.
Sugli altri punti naturalmente il messaggio giubilare è molto intrigante e suggestivo anche per i non credenti, lo è per i credenti perché il tema della misericordia è un tema che evoca straordinarie pagine teologiche, ma anche pagine di letteratura, il rapporto tra la giustizia e la misericordia, insomma, per chi non vuole andare a Dostoevskij, per me c'è un Peggy straordinario sul rapporto tra il padre che è giusto e la madre che è misericordiosa. In realtà, come è noto, il giubileo si occupa del padre misericordioso. Potremmo stare a discutere, ma immagino che non abbiate propriamente questo desiderio all'ora di pranzo di ascoltare le riflessioni sul rapporto tra giustizia e misericordia, su cui peraltro si può aprire un grande tema, che è il tema non soltanto per i cattolici e per i credenti, ma anche filosofia del diritto, insomma, antica Grecia, insomma, un tema bellissimo. Però l'amnistia non è sul tavolo, questo è il concetto dal punto di vista parlamentare. Il messaggio giubilare è un messaggio che credo sia molto importante per le periferie. Il Papa dice giubileo nelle periferie. Io credo che le periferie siano il primo luogo di politica estera oggi di un paese, in particolar modo di alcuni paesi europei. È un grande messaggio per ciò che riguarda la dimensione umana, sociale, della giustizia economica. E lasciatemi dire che Papa Francesco ha segnato il cammino di questo 2015 in più di una circostanza. Io mi limito a individuare due tappe in cui credo che il Papa abbia davvero detto delle parole di grande significato. Il primo è nell'accordo americano-cubano. Sono stato il primo presidente del Consiglio a visitare La Habana, il secondo europeo dopo Hollande. Trovo che l'accordo tra America e Cuba sia un accordo storico, che sicuramente farà parte della legacy di Barack Obama, che sicuramente segna l'intelligenza strategica di Raul Castro, che peraltro mi ha regalato, oltre a qualche sigaro, aneddoti straordinari nel corso della visita a La Habana. Farsi raccontare da Raul Castro com'era la Baia dei Porci vista da quella parte là, per uno kennediano nell'animo, è comunque un qualcosa che vale il prezzo del biglietto sempre. Ovviamente nel terrore, nel dramma di quegli anni, non soltanto ovviamente la Baia dei Porci, ma anche la crisi dei missili e tutte pagine che sicuramente voi kennediani più di me riconoscete e ricordate anche con un po' di sentimenti misti. Dico che la prima questione è che questo grande accordo starà nella legacy di Obama, starà nella legacy di Raul Castro, ma è frutto del lavoro anche di Papa Bergoglio. Gli è stato riconosciuto, vorrei che lo riconoscessimo anche adesso qui, perché questo è un fatto politico con la P maiuscola. Il secondo elemento, io sono rimasto molto colpito dalle reazioni di tanti amici americani, dalla visita del Papa negli Stati Uniti, sia dalla parte più politica, anche i livelli alti, colpiti anche umanamente, che alla parte più legata al business. Ci si immaginava che il Papa Francesco fosse accolto con qualche pregiudizio per le sue posizioni che talvolta suonano quasi un'eresia alle orecchie di alcuni importanti businessmen della comunità finanziaria americana. Devo dire che ovviamente non credo che qualcuno abbia cambiato idea sulla base della visita del Papa, però la visita del Papa è stato un passaggio molto importante anche per le coscienze americane e per la discussione su alcuni temi. Colgo l'occasione infine per dire che condividiamo totalmente l'appello contro la pena di morte, condividiamo totalmente la battaglia per la libertà di fede. Ecco perché io, caro Jacopino, ho dei dubbi nell'utilizzare parole come barbarie e schiavitù. Quando hai visto le catene di Miriam, la ragazza che è stata costretta a partorire in carcere e che il governo italiano ha portato via dal Sudan in un accordo e adesso negli Stati Uniti, quando hai visto quelle catene, il segno delle catene con cui quella giovane donna ha partorito, in ragione della sua fede, in ragione della sua fede, ti rendi conto che sono delle battaglie che sono battaglie straordinarie, un'autorità morale, e non soltanto morale, spirituale, religiosa, ma anche politica,
quale il Papa Francesco è senz'altro un punto di riferimento importante a tutti i livelli, in questo nostro paese sicuramente, ma non soltanto in Italia. Una barbarie più grave o una schiavitù più lacerante non annulla una barbarie meno grave o una schiavitù meno dolorosa, Presidente, mi perdoni. Abbiamo opinioni diverse. Senio Bonini di Rai News sa, 2.000 euro di pensione, 2.500 euro netti di pensione mensile non sono una pensione d'oro, 4.920 euro lordi l'anno non sono schiavitù. Abbiamo opinioni diverse. Senio Bonini, Rai News 24. Buongiorno, Presidente. Io vorrei tornare sulla questione unioni civili. Lei ha parlato di una discussione seria, una discussione importante che però deve essere depurata, ha usato questo termine, di polemiche. Io vorrei capire se il termine depurato si declina con lo stralcio di cui si parla in queste ore dell'istituto dello stepchild adoption, che rappresenta il perno del modello tedesco al quale si è sempre richiamato. E altra questione strettamente connessa alla questione dei diritti, si è impantanato in Parlamento da 801 giorni la questione del disegno di legge contro l'omofobia, quindi sono oltre 2 anni e mezzo, se ci sarà possibilità nel 2016 di vederlo arrivare in porto. Grazie tante. No, non riguarda lo stralcio della stepchild, nel senso che personalmente, come lei sa, la stepchild nasce come proposta nel dibattito politico italiano nella Leopolda del 2012, per cui è una proposta che noi abbiamo appoggiato allora. Ovviamente su questo e su altro ci sono opinioni diverse. Quando io dico depurare dalle posizioni strettamente politiche in termini tecnici, mi riferivo alla domanda che era stata posta da Gaia Tortora circa un rapporto tra questo, le amministrative, le coalizioni e tutto il resto. Non è un tema su cui c'è una unanimità di consensi, ma c'è una grande occasione che finalmente si possa fare una discussione seria, cioè non gli steccati ideologici che ci sono stati in passato, partendo dal presupposto che la legge ci vuole e che nel 2016 va fatta. Per cui io non mi tiro indietro rispetto a niente. Naturalmente la discussione dovrà essere una discussione rapida, anche perché diciamo, se ne è già parlato abbastanza, e deve avere dei tempi di realizzazione i più stretti possibili, come abbiamo fatto sul resto. Io metterò la stessa energia che ho messo sulle riforme costituzionali, sulla riforma elettorale, sulla riforma della PA, sulla scuola, sulla questione dei diritti, che non è soltanto civil partnership, è ius soli, nella forma temperata che conoscete, è servizio civile per tutti, è legge sul terzo settore, sull'associazionismo. Io non credo che queste siano cose di sinistra, queste sono cose di buonsenso. Ci sono 5 milioni di italiani che fanno volontariato. Perché negare loro quello che mi sembra un dovere e che credo che si possa fare anche rapidamente? Quindi non ho alcun dubbio. Ho parlato questa mattina poco sulla omofobia con Scalfarotto. Ovviamente il nostro impegno è che quel procedimento, quel provvedimento vada avanti e arrivi a conclusione, mi auguro, anche in questo caso, nell'anno in corso. No, in corso. 2016. Lanfranco Palazzolo di Radio Radicale. Domande stringate perché il Presidente me ne ha concesse altre 4 soltanto. Buongiorno Presidente. Il Partito Radicale chiede che il Governo italiano si faccia promotore all'ONU del processo di transizione allo Stato di diritto, processo da promuovere insieme al mondo arabo e al mondo occidentale. L'Italia si impegnerà su questo, si intesterà questa battaglia radicale come ha già fatto in passato con la moratoria delle esecuzioni capitali, ricordiamo il suo intervento alla presenza di Ban Ki-moon nell'aula del Parlamento. Grazie e buon anno. Grazie a lei, buon anno. Sulla posizione della moratoria sulle esecuzioni capitali, io sono grato a Nessuno Tocchi Caino, come pure alla comunità di Sant'Egidio, ad Amnesty, a realtà di vario genere, realtà cattoliche, buddiste, di altre confessioni religiose, per il lavoro svolto, e grato particolarmente al Partito Radicale per aver sempre posto questo tema in tutte le sedi transnazionali. Sulla questione della posizione di politica estera ho già espresso la mia opinione, su alcuni temi c'è una condivisione piena, su altri meno piena. Se c'è una questione su cui io vorrei rivendicare con forza nel 2016 una battaglia storica del Partito Radicale, non soltanto del Partito Radicale, in sede ONU e non soltanto in sede ONU, è quella contro le mutilazioni genitali femminili
e contro la schiavitù delle donne, perché noi non ci rendiamo conto di che si parzialmente collega a quello che lei dice rispetto a alcuni paesi che hanno bisogno di probabilmente vedere compiuto il proprio processo di transizione soltanto nel momento in cui vedranno finalmente riconosciuti pienamente i diritti delle donne. Su questo tema abbiamo fatto sentire la nostra voce e lo faremo ancora di più nell'arco del 2016. Goffredo De Marchis di Repubblica. Sì. Ho letto una preoccupante dichiarazione del presidente Juncker di fine anno, come queste, in cui si diceva che era inutile farsi illusioni che il 2016 sarebbe stato più o meno uguale al 2015 per l'Europa. E volevo chiedere al presidente se lui aveva mai avuto il timore, o ha ancora il timore, che il progetto, così come l'abbiamo immaginato, dell'Unione Europea possa esplodere, possa avere una soluzione, diciamo, negativa alla fine. Rispetto alle considerazioni di Jean-Claude, sì, è vero, l'Europa tutto sommato cresce meno di quello che pensava. Non a caso l'Italia sta crescendo di più di quello che pensava e si è rimessa in linea con l'Europa, come ricordavate prima anche voi. L'Europa cresce meno perché, secondo me, ha scelto una politica economica sbagliata. Io ho questa opinione, l'ho detta in Consiglio europeo, faccio tutto ciò che l'Italia si è impegnata a fare, perché poi sarebbe divertente andare a riprendere coloro i quali hanno votato il fiscal compact, cioè, perché sembra che sia arrivato da Marte anche questo, no? Ma è stato votato dal Parlamento precedente al nostro. E quindi io rispetto tutte le regole che hanno votato i miei predecessori e i predecessori dei parlamentari di oggi. Però posso dire che questo modello di politica economica per me non funziona. Tutte le volte che vado alle riunioni del Consiglio europeo, io prendo una slide che aveva dato inopinatamente Juncker alla prima riunione, dove mette insieme, fa un benchmark tra USA e Unione Europea. Tu guardi i dati, hanno messo al punto zero il 2008, l'elezione di Obama. E vedi che la disoccupazione in America all'inizio sale e poi inizia a scendere con le politiche di Obama. E vedi che il PIL all'inizio si abbassa e poi inizia a crescere con le politiche di Obama. In Europa la disoccupazione sale e il PIL non cresce in modo significativo. Questo vuol dire che, fatto il punto zero il 2008, le politiche di Obama hanno portato l'America fuori dalla recessione, le politiche europee no. Sintesi, fatta male un po' all'accetta. Quindi se lei mi domanda, lei è preoccupato della situazione politica economica europea? Certo che sono preoccupato. Perché? Perché non abbiamo scelto la strada giusta. Qual è la strada giusta? Flessibilità, crescita e investimenti. Che non vuol dire non tenere sotto controllo il debito, perché noi lo stiamo abbassando il debito. Rispondo ai miei figli del debito, rispondo ai miei nipoti del debito. Noi il debito lo stiamo abbassando. Ma, questo è il punto, lo facciamo in una linea di politica economica che vorremmo fosse il più possibile orientata alla crescita e non soltanto all'austerity, perché di solo austerity un continente muore. E questo è stato l'elemento di scontro l'altro giorno, di discussione, di confronto in Consiglio europeo. Perché io ho semplicemente detto che non c'era nessun paese che aveva fatto il donatore di sangue agli altri. Secondo punto, l'Europa può esplodere non sulle questioni economiche però. Secondo me sì che può esplodere, ma non sulle questioni economiche. La mia opinione è che, ho una lettura molto parziale, voi non la condividerete magari, la mia opinione è che le elezioni in Francia siano andate in quel modo al primo turno, non sulla base degli attentati del Bataclan, ma sulla base della crisi economica e delle politiche economiche. Tant'è vero che se lei guarda i sondaggi di fine ottobre, sono più o meno i risultati di inizio dicembre. Cioè, le Le Pen sarebbero stati il primo partito anche nei sondaggi di fine ottobre e inizio novembre, cioè prima degli attentati. Perché a mio giudizio esiste una stretta correlazione, è una mia opinione, tra le forze populiste e demagogiche e la mancanza di crescita economica. È una mia opinione, può darsi che sia sbagliata. Fatto sta che se l'Europa crolla, non crolla perché c'è una situazione di tensione economica,
ma perché perde l'idea di che cos'è l'Europa, perde proprio senso dell'identità, dei valori. Ecco perché continua a dire, guardate che la nostra proposta sulla cultura, sull'associazionismo, sul terzo settore, per un 2016 che sia un anno dei valori, non solo economici, non solo valori bollati, valori, è una delle risposte alla crisi dell'Europa. Spero che Jean-Claude Juncker, che mi ha detto verrà in Italia entro febbraio, da quello che ho capito, possa condividere, avendo lui, nonostante la provenienza di destra nello schieramento politico europeo, un'anima sociale molto marcata. Quanti ne manca? Due? No, tre, dal tre. Segno che ha tracciato lei, ma già da, il Wall Street Journal, già da Zampan. Salve, sono qua. Dunque, volevo tornare alla questione migranti e migrazioni. La soluzione che era stata anche appoggiata, sostanzialmente anche richiesta a gran voce dall'Italia, che era quella della relocation, non sembra che abbia portato a grandi risultati, almeno fino a questo momento. Per una serie di responsabilità anche europee, che lei ha più volte sottolineato, ci sono due numeri che riassumono in maniera abbastanza sintetica la situazione. Ci sono oltre 1 milione di persone arrivate quest'anno in Europa e di queste sono state riallocate secondo lo schema di relocation solo 190 fino a questo momento. Secondo lei questa soluzione ha dimostrato una sua inadeguatezza e verrà in qualche modo diciamo accantonata? Ci sono delle proposte alternative più efficaci che potranno essere sostenute anche dall'Italia in futuro? E a che punto è l'Italia nell'implementazione degli hotspot sui quali c'era stato un richiamo anche da parte della Commissione? Grazie. L'Italia ha posto un tema, non tanto dal punto di vista numerico, ma dal punto di vista politico. Cioè, ora io dico una cosa che vi lascerà sorpresi. L'Italia può fare da sola. L'Italia ha ricevuto quest'anno 150.000 sbarchi, qualcosa di più a dire il vero. Non ho il dato ultimo, ma stiamo parlando di poco più di 150.000. L'anno scorso erano stati 170.000. Un paese di 60 milioni di abitanti può procedere al espulsione e imbarco di quelli che non hanno diritto e alla accoglienza di quelli che hanno diritto abbastanza agevolmente. È così. Poi i numeri, questa è la realtà dei fatti. Abbiamo avuto 500 comuni che si sono fatti carico dell'accoglienza su 8.000. Cioè l'idea di questa invasione è un'idea che non corrisponde alla realtà. Naturalmente si gioca sulle paure, sui servizi televisivi, sui talk, sulla preoccupazione. Noi abbiamo un quadro di presenza di immigrati che è il più basso nella storia degli ultimi 10 anni. È un dato di fatto. Però giustamente da casa uno dice, sì, però io, se la mia percezione di insicurezza aumenta dei tuoi numeri, sai cosa me ne faccio? Corretto. L'Italia dunque non ha un problema numerico per cui ha bisogno dell'Europa. Ho cercato di raccontarlo con dolcezza negli ultimi 6 consigli europei a questo dedicati, con rispetto anche per i miei interlocutori che mi ponevano il tema. In questo senso la Germania da questo punto di vista è un modello. La Germania ha molti, molti, molti più immigrati di noi. Qual è il punto? Che noi abbiamo detto dobbiamo avere relocation, returns, cioè ritorni nelle singole realtà. E la terza R, non mi ricordo, la riallocazione, il rimpatrio, che sono i return, e la terza mi verrà in mente appena ci penso, che devono stare in un quadro unitario. Cioè tu devi accogliere, avere una politica di asilo europea. Per noi questo era un fatto politico, perché voleva dire superare Dublino. Dublino per noi è un errore, perché scarica soltanto sui paesi in arrivo. Per essere chiari, Dublino l'abbiamo firmato noi, noi come governo italiano, non noi come mio governo. L'ha firmato il governo Berlusconi prima e poi l'ha firmato il governo Letta. Quindi non ci prendiamo in giro, l'abbiamo accettato, l'abbiamo persino richiesto ai tempi del governo Berlusconi, perché si pensava che fosse il modo per dire ce la gestiamo da soli. C'era un certo rapporto con Gheddafi e c'era una situazione diversa in Tunisia. Bene? Il punto chiave qual è? Che questa posizione a noi è stata, per noi è stata importante, perché ha permesso di affermare un principio diverso rispetto al passato. Dopodiché questa soluzione, ha ragione lei,
per il momento non sta mostrando risultati. Perché? Uno, gli hotspot. Noi abbiamo fatto il 50% degli hotspot che dovevamo fare. E i ritorni, diciamo, la distribuzione, la riallocazione ha visto, mi pare, 160 persone dall'Italia, 127 se non ricordo, ma sono un numero che è lo 0,2%, impensabile. E nessun rimpatrio è stato fatto dall'Unione Europea, quelli che sono stati fatti li abbiamo fatti da soli. Quindi noi lavoriamo perché si implementino le soluzioni dell'Unione Europea, non è che siamo al punto di cambiarle, chiediamo che ciascuno faccia la propria parte. Certo, scappa da ridere quando penso che chiedono a noi a che punto siamo degli hotspot, che siamo gli unici ad averli fatti. Dopodiché noi gli hotspot li facciamo perché la identificazione di chi entra sul territorio nazionale è un fatto di sicurezza e dobbiamo farla con il dito e anche con le telecamere, per un fatto di sicurezza. Poi se penso che l'Italia è stata contemporaneamente condannata per aver espulso troppo presto delle persone e per non espellerle a sufficienza, vedo che c'è un problema di gestione delle regole europee che evidentemente non funziona come dovrebbe. Ma al momento il dato di risposta è sì, siamo contenti del risultato, non dal punto di vista politico, non siamo contenti dal punto di vista pratico, stiamo facendo la nostra parte, ci auguriamo che l'Europa faccia la sua. Quanto alle persone da riallocare, ce ne sono tante, in particolar modo eritree in Italia, perché lei sa che c'è il tema della nazionalità su cui si può fare il rimpatrio e su cui invece si deve fare la relocation. Noi pensiamo che ci siano davvero migliaia di persone che attendano di essere accolte in altri paesi europei. Infine, l'ultimo punto, a differenza di altri paesi, la Germania, noi pensiamo che debba essere dato il diritto a essere paese nella lista dei paesi richiedenti asilo anche all'Afghanistan, perché per la situazione che ha l'Afghanistan pensiamo che sia assurdo dire che l'Afghanistan è un paese tranquillo in cui si possono rimandare indietro e magari altri paesi no. Fabio Martini della Stampa. La legge di stabilità elargirà risorse per cittadini di quasi ogni età e ceto sociale per effetto di una manovra nella quale le spese sono superiori alle entrate, come lei stesso ha ricordato. Questa scelta nel passato ha consentito ai partiti della Prima Repubblica di sostenere il PIL e di mantenere il consenso, contribuendo però a, diciamo, a quella stagnazione che dura più o meno da una ventina d'anni. Se la sente di riconoscere, assieme all'opportunità, anche i rischi di questa scelta per un paese che ha un debito come l'Italia? Il debito va giù il prossimo anno, Martini. Questo è il dato di fatto. Dopo 10 anni il debito va giù. Vorrei che questo fosse un elemento chiaro, più correttamente il rapporto debito-PIL, che è il misuratore del debito. Dopodiché l'Italia è in surplus primario da... negli ultimi 20 anni ha fatto tutti gli anni, tranne mi pare il 2009, con un surplus primario. Cioè l'Italia, al netto degli interessi, spende molto meno di quanto incassa. Questo deve essere un punto chiaro. Non c'è paese europeo, mi pare soltanto la Germania e la Finlandia, che abbiano fatto come noi negli ultimi 20 anni. È evidente che l'Italia ha bisogno di stimolare la fiducia del proprio paese, dei propri consumatori, su base interna. Questo è il punto chiave. Perché se non riparte il mercato interno, l'Italia non va. Per cui la legge di stabilità non è un insieme di provvedimenti dati a tutti, è un tentativo di restituire fiducia. Io sono convinto che il prossimo anno ripartono le costruzioni con l'operazione di Mutasi. Ma non perché l'IMU e la Tasi danno di per sé via libera al mercato immobiliare, perché è un elemento psicologico che fa ripartire. I superammortamenti non so come si tradurranno in PIL, perché magari qualcuno comprerà mezzi in Germania. Ma e come sapete l'import vale come effetto depressivo sul PIL. Ma l'idea che finalmente uno che investe in azienda possa avere uno sconto fiscale rispetto a chi non investe in azienda è un fatto positivo. Questa legge di stabilità, l'abbiamo detto il primo giorno, è una legge che vuole dare fiducia agli italiani, che vuole restituire fiducia. Non è una legge di marchette e mancette, come è stata definita da autorevoli premi Nobel mancati. È una legge elettorale che dà fiducia agli italiani. Punto. Il fatto che dia fiducia
che abbia un elemento di deficit al 2,4 dovrebbe portare per correttezza a dire a ciascuno di voi che è il deficit più basso degli ultimi 10 anni. Alberto Ciapparone di RTL, prego. Sì, buongiorno Presidente. Torno sulla vicenda dei Marò, di cui lei non ha fatto cenno. Da quando si è insediato a Palazzo Chigi, 20 mesi fa, mi pare che la sostanza del caso non sia cambiata. Ci sono delle novità che lei può comunicarci? È vero che ha parlato con il Presidente americano Obama per cercare di sbloccare la situazione? Mi spiace avere un'opinione diversa dalla sua. Nel 2015 invece la vicenda ha preso una piega che è totalmente diversa da quella del passato. Cioè c'è un tribunale internazionale. Cioè i nostri connazionali non sono giudicati in India, ma sono giudicati da un tribunale internazionale. Se entriamo nella dinamica del sì, ma io preferivo che questa vicenda fosse stata risolta molto prima, visto che non riguarda, che riguarda molti mesi prima del nostro avvento. Io avrei preferito che si fossero esperite altre soluzioni nei primi giorni e nelle prime settimane. Ci sono state diverse occasioni per chiuderla rapidamente. Non si è fatto. Cosa fa uno che fa il Presidente del Consiglio? Compila un'altra pagina nel grande album delle occasioni perdute? O fa l'unica cosa che si può fare, verificato che non c'è spazio per un accordo politico? Perché io ho tentato prima l'accordo politico con il Premier Modi, che mi ha detto questa vicenda, come te, io me la sono trovata. È la legalità internazionale che fa da base a questo. C'è un tribunale internazionale e il tribunale internazionale deciderà. Io auspico che vada a finire in un certo modo. E il nostro impegno è quello di riuscire a stare a fianco dei nostri connazionali, dei nostri Marò, da tutti i punti di vista, nella tutela legale, nella gestione della situazione particolare che li vede entrambi in condizioni difficili, uno in Italia ma in condizioni di salute complicate, l'altro ancora in India, perché il Tribunale internazionale si è limitato a fotografare la realtà, ha detto gli indiani si astengano dal giudicare. Questa è la notizia di questo 2015. Il Tribunale internazionale ha detto non tocca a voi indiani giudicare. E però ha detto a questo punto giudica un tribunale internazionale. Dal nostro punto di vista tutto ciò che possiamo fare per sostenere i due, cioè la Torre e Girone, è stato fatto e continuerà ad essere fatto. Vi voglio augurare di cuore i migliori auspici per un 2016 scoppiettante. I provvedimenti contro i botti io non li ho mai fatti, perché ho sempre pensato che sia difficile fare un provvedimento che poi qualcuno non esegue. Non vedo i vigili urbani a bloccare il petardo, però rispetto chi li fa, perché è un principio, è un fatto educativo, grande rispetto per... non ho mai fatto particolari gare a lanciare petardi, ma non ho neanche mai fatto provvedimenti. Detto questo, non mi pare che sia la notizia chiave della... conferenza stampa, 2 ore e mezzo, vi segnalo, la prossima conferenza stampa sarà il 22 novembre del 2016. Arrivederci a tutti, grazie.